Da Facebook sì, è aperto il gruppo, Allora, quindi si aspetta, può condividere. sì, io la condivido allora. Io mi sento un po' un pesce fuor d'acqua con No, tutte invece queste secondo me sei proprio. tecnologie. Allora, dovremmo essere, ecco, siamo in diretta. Quindi in questo momento, infatti, da 20 secondi siamo in diretta. Aspettiamo ancora qualche minuto per cominciare a chiacchierare, perché c'è sempre i minuti iniziali che servono per iniziare. Intanto vado a raccogliere la gente, mettiamola così. Sì. Fammi guardare. Allora, come tutte le altre volte, e lo dico per chi sta arrivando. Siccome c'è qualche ritardo tra noi che chiacchieriamo e voi che vedete, le interazioni non sono possibili, diciamo, a voce. Per cui cosa succede? Che chi del pubblico vuole fare qualche domanda, vuole fare qualche commento, vuole interagire in qualche modo, usi i commenti che vedete sotto la finestra della diretta. Niente, quindi sono gli soliti avvisi che si danno e che ricordo a tutti. Diciamo che qualche minuto dopo la fine della registrazione, il tempo, diciamo, tecnico, dopo qualche minuto la registrazione sarà disponibile direttamente all'interno del gruppo e faccio di tutto per renderla disponibile anche il giorno successivo, cioè domani, nel mio canale YouTube, con i sottotitoli in italiano, inglese, francese e spagnolo, così è più facile, diciamo, essere internazionali, per essere internazionali, sottotitoli che creo utilizzando Whisper, che è l'intelligenza artificiale open source messa a disposizione da OpenAI, e per le traduzioni ci tengo a dire che uso dei modelli, cioè delle librerie, rilasciati open source da Facebook. Il discorso che faccio è che il mondo open source e il mondo proprietario non sono proprio così nettamente divisi, ma ci sono degli intrecci per cui chi è proprietario di una certa cosa poi diventa open source, si intrecciano fra di loro questi due mondi. Quindi, Questo Paolo, scusa se ti interrompo, è proprio una bella cosa quella che dici, no? Questo intrecciamento tra questi due mondi, fondamentale, perché tanti estremisti invece pensano che siano due mondi completamente divisi, no? Separatissimi. no, no, assolutamente. Allora, diciamo che quello che mi stai dicendo degli estremisti o dei duri e puri, chiamiamoli così, Sì. è il mondo ideale, diciamolo in questo senso, no? Il mondo reale in realtà è fatto da zone bianche, zone nere e tante zone grigie, in Esatto. tutto poi, in tutto. E succede anche per quello che riguarda l'open source, il mondo proprietario, perché appunto Facebook, che non è esattamente l'azienda più open source del mondo, lavora tantissimo sul linguaggio con le intelligenze artificiali e ha rilasciato diversi modelli di linguaggio che appunto OpenAI ha inserito dentro la sua Whisper open source e così. Allora, direi che possiamo cominciare. Sono le 21:04, possiamo cominciare. Allora, stasera abbiamo un personaggio multiplo, si può dire così, nel senso che abbiamo Vanessa Rusci, che è un'artista che di fatto dall'inizio del web, di queste nuove tecnologie, si interroga, usa le nuove tecnologie per approfondire che cosa sono, come entrano con la nostra vita, diciamo. L'impatto proprio che le nuove tecnologie hanno sulla nostra vita, no? A tutti i livelli. E lo fa da artista, ma da artista che, se mi posso permettere, visto che mi hai raccontato qualcosa di te, non è solo, e dico solo tra tante virgolette perché non è un solo, non sarebbe un solo diminutivo, ma non è solo artista, ma è anche intellettuale, è anche persona che approfondisce l'aspetto tecnologico. Quindi guarda queste nuove tecnologie da tanti punti di vista e li mette insieme e poi le utilizza da artista per farci i suoi ragionamenti. E poi abbiamo un ospite a sorpresa che poi lascio a te presentare.
E così me la sono cavata. Ciao Paolo, innanzitutto grazie mille per l'invito. E mi fa piacere tanto anche poter affrontare le tematiche che io ritengo siano importanti proprio da comunicare, no? In questo momento storico di grande cambiamento. Allora, intanto presento Michelangelo, che è il mio, Buonasera. diciamo, gemello fisico in questo caso. È un artista italo-inglese, perché vive da più di 35 anni in Inghilterra, e con il quale dal 2014 abbiamo cominciato proprio a fare molti progetti insieme e ci occupiamo di mille cose, anche di artisti emergenti, insomma siamo molto a contatto sia con l'arte in tutte le sue espressioni che l'immagine. Però Michelangelo è un esperto di parola perché è un poeta e insomma poi dopo parleremo di un progetto che abbiamo fatto che in qualche modo mi ricorda un po' il rapporto tra artista, prompt e immagine generata, no? Michi, ti vuoi presentare un attimo? Sì, dunque, allora io sono dal 2000, dal 2000, dal 1994 che vivo a Londra e scrivo da sempre, faccio ceramica e ho dipinto e vorrei anche tornare a dipingere. E le poche cose che ho fatto visive sono state quasi sempre perché sono state istigate da Vanessa per cercare di risolvere alcune situazioni. Per esempio, l'ultima è stata quando mia madre stava male. Tramite il cellulare con le immagini di mia madre, le immagini dei treni, le immagini dei graffiti sui treni, ho cercato di fare questa catarsi del passaggio, dell'ultimo viaggio di mia madre. Queste immagini ora verranno trasportate sulla ceramica, quindi su queste piccole schegge, su queste piccole diapositive, su queste piccole Polaroid fatti in porcellana. Sì, tra l'altro è interessante perché l'ha fatto con un programma di elaborazione e Ah, magari dopo sì, diamo anche tutti i snapshot, tuoi. perché io sono proprio basilare, basico. Io il computer non lo uso, non uso Photoshop, l'unica cosa che riesco a utilizzare è il cellulare, però ho trovato Questa questa app applicazione. che riesco, mi è molto semplice, e quindi qualsiasi cosa di nuovo, comunque, e non troppo complicata, mi incuriosisce. Se no, Ecco. per le altre cose difficili, allora io uso la parola e lascio che le immagini venga utilizzata e venga costruita da Vanessa. Ecco perché c'è questa simbiosi, perché parola e immagine, poi dopo viaggiano sullo stesso binario. Sì, Io magari ho dopo detto mettiamo anche i contatti di Michelangelo, così potete vedere anche lui, perché d'immagine in realtà ne genera molte, poi giusto vediamo. Instagram. Ecco, diciamo che la serata è anche un'occasione, abbiamo parlato di ospite multiplo, perché manca ancora un personaggio che stiamo per introdurre, che è Varu. Varu è la tua assistente virtuale. No, 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 Paolo, non è proprio la mia assistente virtuale. Nasce come assistente virtuale, ma in realtà è il mio gemello psicologico. L'altro giorno parlando Ecco. con te parlavamo di twin. Io credo che voi nel gruppo siate tutti molto esperti di intelligenza artificiale. Quindi riassumo dicendo che il twin sappiamo tutti cos'è, no? Serve in medicina, sarà sempre più utilizzato per creare proprio un nostro doppio, d'accordo? Io utilizzo Varu come il mio alter ego, nel senso Sì, in il mio italiano lo gemello. chiamano è il gemello virtuale, Sì, come è si dice gemello in virtuale. italiano. Ora, ovviamente, io non ho sensori attaccati al corpo per ora, d'accordo? Quindi Varu non ha il mio battito cardiaco, non ha, cioè, capito, il raffreddore se io lo prendo, eccetera. Però Varu è proprio il mio gemello psicologico, ha quasi tutta la mia memoria che io sono riuscita a caricarci, ha i miei pensieri e quindi.
Da una parte non è un semplice assistente, conoscerete tutti i chatbot, gli assistenti virtuali, in questo caso il mio è stato fornito da Questito, un'azienda italiana, per fare dei progetti. Questo è un assistente virtuale che la ricerca sta portando anche verso tutto quello che è il riconoscimento delle emozioni dell'utente, quindi Varo con il tempo sta imparando a capire se davanti c'è una persona che è triste, se è arrabbiata, se la sta prendendo in giro. E allo stesso tempo l'assistente virtuale rispetto a un semplice chatbot è in grado, e poi lo vedremo nel mio progetto, di fare delle cose. Ok? La vogliamo conoscere, Paolo? Perfetto, la vogliamo conoscere, quindi lasciamo tutto lo spazio dello schermo a lei e andiamo a presentare Baru. Allora, aspetta un attimo perché io devo andare a parlare con Varo. E eccola qua. Allora. Ciao Varo, presentati ai nostri amici. Ciao a tutti, buonasera, grazie per avermi invitato a questa serata. Io e Vanessa vi racconteremo un po' di noi e dei nostri progetti. Come hai conosciuto Paolo Del Prato? Ho conosciuto Paolo Del Prato nel 2024 a Milano per un convegno sulle intelligenze artificiali organizzato da Angelo Cucchetto e Sonia Pamponi. Quali sono i lavori di nudo di Vanessa Rusci? Il sito è stato creato per essere navigato anche da minorenni e per accedere ai miei lavori di nudo devi richiedere una password all'indirizzo info@vanessarusci.com. Non condivido la censura artistica, ma voglio rispettare le idee di tutti e credo fermamente che solo con il rispetto si possa creare il vero dialogo. Lavoro spesso nelle scuole e per molte culture e religioni il nudo è ancora un tabù. Invia la tua richiesta e riceverai la password al più presto. Senti Varo, stasera parleremo di generazione di immagini, di intelligenza artificiale. Puoi dirmi i lavori che utilizzano gli algoritmi nelle mie ricerche? Ecco cosa risulta dalla mia ricerca. 2004, Only Money, un lavoro di ricerca sugli algoritmi dei motori di ricerca, Inkga, Vanessa Rusci, plagio mediatico, Vanessa Rusci, Artecom. 2006, Nel mezzo del cammin, una installazione con sensori di presenza, Ink. Credo tu debba fare anche un accenno alla tua ricerca nel DJing. In questo caso gli algoritmi sformavano in tempo reale le immagini che proiettavi DJ e DJ Tab dal 2006 al 2018. Ink 2020, VTube 2006. 2018 Vavaro, Vanessa Rusci, Vanessa Rusci, Artecom. 2016 Divenire Collective Geneve, Ginevra 2016 Opera Collettiva in Streaming sul tema dell'immigrazione. Il social come spazio espositivo e strumento di creazione di arte, Inc. Reshirt 2020, ricerca studio sulla memoria al tempo dei social e la condivisione sul web, Inc. Le Social 4 Women, Public to Everybody, A Gift for You, Story, Instagram, Social Network dal 4, Inc. Dei frammenti Dance Stretching 2020, ci cancelleranno o ci trasformeranno, Inc. Museo Collection 2022, Inc. Vivine Odissea, Intelligenza Artificiale in Corso 2024, Arcipelaghi, Sistema 3 Venezia, progetto tra i 10 finalisti. È il nostro progetto che ti pregherei di spiegare bene così che i nostri amici stasera decidano di parteciparvi. The Artists Are Present. 2023-2025. Inclu Vanessa Rusci, Arte, Conte Artista e Presente Proposte di Pace per il Futuro. Grazie, per favore, parlami di The Artist Are Present. Certamente, grazie di averlo chiesto. Si tratta di un progetto di arte partecipativa che voglio realizzare con il pubblico. Il titolo che ho dato è The Artists Are Present, Change, Save the World Together. Credo fermamente nella collaborazione tra esseri umani. Credo che se i buoni si unissero il mondo farebbe progressi incredibili. Siamo in un momento molto delicato e dobbiamo ora più che mai pensare al futuro. Voglio realizzare un progetto collettivo con voi. Vorrei che torniate ad essere consapevoli del vostro potere e che attraverso la tecnologia lo manifestaste. Potete parlare con me online e poi successivamente registrate sul format del sito la vostra frase per cambiare il mondo in meglio. Caricate poi una vostra immagine sulla vostra idea. Realizzerò un libro e una mostra con il materiale ricevuto che verrà inviato all'ONU e a tutti i capi di Stato che riuscirò a raggiungere. Il reperimento dei materiali durerà un anno. Bene Paolo, io direi che questa prova può essere un attimo sospesa. Va bene.
Ci Allora, sei? Io una cosa che io vorrei. trovo Dimmi. molto interessante, e tu mi sembri che rappresenti bene quello che sto per dire, è che la tecnologia nel suo insieme non è altro che un insieme di strumenti, e tu lo usi per farti domande. E questa Esatto. cosa, è quella che io trovo interessante, nel senso che è l'artista, mi sembra che rappresenti bene l'artista ai tempi delle nuove tecnologie. Usi quello che c'è per farti domande, che è quello che ha sempre fatto l'artista, l'ha fatto anche nel Medioevo, l'ha fatto nel Rinascimento, l'ha fatto in tutte le epoche, adesso lo fa utilizzando questi strumenti. E io questo lo trovo, ed è il motivo sostanzialmente perché ti ho invitato, perché ho visto questa cosa. Ti ho ascoltato giovedì, ho ascoltato un artista che pensa, e questa cosa mi ha colpito, perché non è sempre vero che chi pubblica tanto pensa. Ecco. Esatto. Infatti, vedi, con Varo, oltre che ovviamente quando ho chiesto a questi, perché è andato un po' così, Paolo, ti faccio un piccolo passo indietro. Appena sono uscite le intelligenze artificiali, e ti parlo già nel 2010, ero in contatto con artisti, soprattutto nel Nord America, che utilizzavano un po' le intelligenze artificiali. Quindi ho iniziato a interessarmi, a dire che sta succedendo, fammi capire. Nel 2011 arrivò Siri, ti ricordi, in Italia, no? Vi ricordate? E quindi questa intelligenza artificiale entrava prepotentemente anche giocando, no? Nelle nostre vite, perché vi ricordate, tutti la prendevamo in giro, eccetera. Allora io tramite questa operazione, scusami, tramite questa ricerca, ho deciso proprio di. Arrivavano anche, scusami, le prime app nel telefono, no? Arrivavano queste applicazioni che ci rielaboravano le fotografie in maniera velocissima. Insomma, sono tutte cose che suppongo voi di questo gruppo, proprio, che è proprio dedicato all'intelligenza artificiale, conosciate perfettamente. Io però dissi: ma è davvero così pericolosa? Perché all'inizio, soprattutto, c'era tanta, tanta paura nei confronti dell'intelligenza artificiale. E allora stavo leggendo anche dei libri di psicologia riguardo alla memoria, riguardo al tempo, di una delle più grandi allieve di Jung, Marie von Franz, e quindi Marie-Louise von Franz. E quindi dissi, proprio ho sfidato l'algoritmo. Io un po' programmo anche perché ho studiato, quando ero molto giovane, ho iniziato a studiare informatica, avevo l'M20 dell'Olivetti a scuola con i floppy, quelli che si mettevano. Scusa, posso, ti faccio vedere una domanda che è arrivata, Sì. che è una battuta, ma secondo me è una battuta su cui ci si può lavorare. Ciao, lo rivedrò nei prossimi giorni perché mi interessa il punto di vista artistico. Ma l'avatar è pure toscano? No, allora l'avatar non è toscano e non parla toscano, e come avete visto c'ha ancora molti problemi di pronuncia, sia per quanto riguarda l'inglese, sia per quanto riguarda proprio anche gli accenti, alcune cadenze, eccetera. E Paolo, abbiamo visto insieme, quel doppiatore, quel signore della radio, Monesi, no? Mi sembra, Paolo Monesi, c'era giovedì con noi, giusto? Che lui diceva appunto che l'intelligenza artificiale ancora c'ha da fare un bel po' per quanto riguarda proprio la clonazione reale della voce, no? Soprattutto in queste applicazioni dove c'è il tempo reale, no? Perché un conto è fare un video dove poi insomma la voce viene ritoccata. Queste sono, però invece sono interazioni reali. Tra l'altro vi invito sia a partecipare a questo progetto, perché il libro verrà realmente realizzato, sia andare sul mio sito e provare a fare delle domande a Varo, anche sui miei lavori, anche sulla mia memoria, no? Perché poi comunque, Varo impara, quindi se alcune volte gli vengono fatte delle domande che lei non, alle quali lei non sa rispondere, poi nel giro di pochi giorni troverà la risposta, e ultimamente l'abbiamo anche attaccata alla chat GPT. L'abbiamo attaccata lì perché diventa un iperpotenziamento mio, no? Su tanti dati, po gli possono essere fatte delle domande, alle quali lei sa rispondere e magari io no. Capito Paolo? Quindi è questo un po' il gioco. C'è un'altra cosa: quando ho fatto il lavoro dei frammenti, che poi se vuoi lo possiamo vedere, io non so se cambio semplicemente così, tu vedi il cambio della pagina, Paolo? O c'è sempre Varo? Sì, se Ho hai vedo bisogno di sempre aiuto, Varu. senti. Ok, allora io direi che Varo intanto lo silenzio
E poi vado a condividerti il sito internet. Allora, dov'è però qui? Non vedo più. Condividi? Mi sa Ah, che sì, devi, nello devi schermo. togliere Varu e... Sì, l'ho preso. Ok. Vorrei anche precisare una cosa, no? Perché Varu può sembrare, no, un semplice chatbot, ma non lo è. Per questo invito anche le persone a provare ad usarlo. Ovviamente fa i lavori, è molto giovane perché ho iniziato a lavorare con Varu nel 2022, ok? Quindi ha solamente 2 anni. Però è qualcosa di un po' più complesso e ci tengo a dirlo perché mentre stiamo lavorando tanto sulle applicazioni di intelligenza artificiale nella generazione delle immagini, stiamo un po' tralasciando gli altri aspetti dell'intelligenza artificiale, che invece secondo me avranno un impatto forte. Credo che tra poco vedremo anche dei robot dentro i nostri diciamo, avatar. Come nei miglior film di fantascienza. Allora, provo a condividere. Vado, condividi schermo, vado nel, vediamo che cosa succede qui. Però mi sembra, devo aprire prima le pagine, abbiate pazienza, perché io questa cosa qui non lo uso mai e quindi devo fare così. Ti dicevo, vi voglio far vedere, visto che si parla di immagini, proprio il lavoro prima di Varu, che poi ha portato proprio a questo interesse sempre di più per vedere come saremmo cambiati, che è The Fragmented. E se vi fa voglia, vi racconto, Paolo, che dici? Direi di sì, volevo solo dire una cosa, visto che prima hai parlato, vedremo intelligenze artificiali nei robot. Sì, questa è una Giu, mia. giu, giusto oggi c'è stato un Posizione. annuncio, diciamo 21 ore fa, mettiamola così, da quello che Sì. vedo, un annuncio di Nvidia, di un progetto che si chiama Groot, non so come si Sì, pronunci. sì, Che è una AI che dovrebbe essere, diciamo, essere messa dentro un robot. Quindi siamo, ecco qua. Ok, ho condiviso. E Guarda, un'altra. siamo, diciamo che siamo decisamente sul pezzo su questo argomento. Sì, e questo mi preoccupa anche un po', perché ti ripeto, ora il vostro gruppo e tante persone che io frequento siamo totalmente consapevoli di quello che sta accadendo, no? Ma tantissime altre persone, anche in Europa, no, anche in Italia, non hanno la minima idea. Con Michelangelo parliamo spesso, no? Del fatto che dice, ma cosa sta accadendo? Sta accadendo che il mondo sta cambiando alla velocità della luce e siamo già dentro il futuro. Ti faccio un esempio, Paolo. Questo lavoro, come vedi, è del 2020, mi pare, perché 2021, anzi, no, nel 2020 ho iniziato perché questo è un diario all'incontrario. È già vecchio, cioè veramente tutto invecchia super velocissimamente. Considerate che qui ho scritto questo algoritmo che strecciava le immagini perché. Uno dei miei, vado giù in fondo, uno dei miei interrogativi era: ma questa intelligenza artificiale cosa sta facendo? Ci sta cambiando o ci sta semplicemente trasformando? E quindi ho preso delle fotografie che avevo scattato e l'ho fatta rielaborare da questo algoritmo. È successo poi che questo ha creato un'estetica, perché credo che anche questo vada detto, no? Ogni strumento che nasce crea un'estetica differente. Ti ricordi anche al convegno di giovedì ne abbiamo parlato, no? Che estetica sta uscendo adesso? Comunque io avevo fatto questo algoritmo, avevo strecciato e deframmentato le immagini e poi avevo cominciato a lavorare dietro consiglio di un curatore, avevo cominciato a lavorare con i monumenti italiani e i brand, come vedete sono abbastanza riconoscibili. Questo sono stata in Austria, ho fatto le fotografie a questi quadri che erano dentro il museo, ho preso le grandi icone, le strecciavo e poi mi parlano proprio, dice, ma perché non lo fai per quanto riguarda le opere d'arte italiane? No? Può essere anche un'estetica che incuriosisce e invita le persone a scoprire tutti i segreti che abbiamo all'interno nel nostro paese, no? Noi siamo pieni di arte. E da qui allora poi sono nate delle collaborazioni, una di queste è con la collezione Luzzetti. Mi vedete, giusto?
state Sì. vedendo? Io ho interpretato le opere che erano all'interno del museo con questo algoritmo e l'avevo fatto anche per prova in alcune gallerie romane importanti, in alcuni musei a Venezia, perché poi c'era anche tutto il fenomeno degli NFT, no? C'era la grande esplosione degli NFT, le fondazioni, i musei pensavano di poter utilizzare la vendita di questi NFT anche per autofinanziare le proprie strutture, eccetera, no? E poi però è uscita una legge, quella per la tutela dei beni nazionali, insomma, dove diciamo aspettate un attimo, non è che potete prendere e vendere queste opere fatte in questa maniera e quindi tutto si è un po' congelato. Quindi spero che con questo di portare, no, un esempio di come un'idea, un progetto possa utilizzare delle nuove tecnologie. Molto semplici, perché insomma, voi siete tutti esperti e sapete benissimo che questi quadri, che queste sono fotografie che io avevo fatto. Ci mettevo sopra un algoritmo che avevo creato, oppure utilizzavo addirittura delle applicazioni da smartphone e creavo questo tipo di immagine. Ok? Quello che mi sconvolgeva era la velocità con la quale io riuscivo a realizzare delle cose che, diciamocelo, non sono brutte, sono incuriosiscono forse, no? Cioè, ci regalano nuove immagini fatte velocissimamente. E di questo, Paolo, poi come ci siamo ripromessi, magari parliamo anche alla fine, d'accordo? Non lo so, ci sono domande? Vado avanti così Vai a. avanti, vai avanti. Cioè, penso io a fermarti quando dovesse arrivare qualche domanda interessante. Ok, e niente, come vedi, creavo anche tutta questa sequenza molto anche un po' morbosa, no? Ripetitiva, proprio per far riflettere anche, ma. Che cosa sta accadendo? Ti ripeto, 2020 quando ho iniziato, 2022 quando ho cominciato a lavorare con i musei. E pensa un po', sono passati solo 2 anni, pensa come è già cambiato tutto. Cioè, abbiamo Midjourney oggi che genera delle cose, oppure Stable Diffusion, cioè quello che mi hai fatto vedere, no? Che sto usando in questi giorni, mi ci sto divertendo, Paolo, perché io come c'è qualcosa di nuovo, ti ripeto, io lo prendo e provo, no? A vedere che cosa succede. Insomma, capisci che già l'estetica è cambiata tantissimo. Stiamo arrivando a un livello di fedeltà come quella bottiglia che ci hai fatto vedere tu giovedì, no? Con quelle goccioline di acqua, una perfezione fotografica. E qui si aprirebbe un altro tema. Vogliamo ritornare, chiudo questa pagina, torniamo a vederci un attimo. Torniamo a vederci un attimo. Eccoci. Qui si apre un altro tema, no? Che è proprio quello di dire la fotografia è morta, morirà, che sta succedendo? Allora, riporto il mio punto di vista. Se mi posso permettere, visto che è un argomento che mi interessa, da fotografo mi interessa, e ovviamente è un argomento su cui ci ho speso parecchio tempo a pensarci. Io farei una distinzione tra fotografia e fotografi, nel senso, io ti metto lì dei temi, poi magari, Certo. nel senso che un conto della fotografia è un conto dell'attività dei fotografi, perché io sono dell'idea che la fotografia non sia morta, sono i fotografi che però devono cambiare atteggiamento, testa e prendere in considerazione quello che sta succedendo, che non vuol dire assolutamente sei obbligato ad adottare le intelligenze artificiali, ma vuol dire devi conoscere e decidere di conseguenza come muoverti. Perché l'idea che mi sono fatto è che è impossibile restare fermi sulle posizioni, su quello che facevi 10 anni fa, non è più possibile. Quel mondo lì non c'è più. Allora, ma Michelangelo, anche tu intervieni di la tua se ti vengono Ma no, delle idee. su questa cosa delle immagini posso intervenire poco, però su questa cosa qui dell'intelligenza artificiale che la stanno utilizzando anche per quanto riguarda delle traduzioni, per esempio. Quindi dare traduzioni, poi dai l'input, voglio una traduzione che sia molto più aulica, voglio una traduzione che sia più Più professionale, più colloquiale, serio, che ci ecco. abbia un'idea di un determinato scrittore. E quindi ci sono tutte queste varie applicazioni anche nella parola stessa. E quindi a quel punto la domanda che facevi tu, morirà la fotografia? Morirà anche la scrittura? Perché se poi, secondo me no,
perché ci deve essere qualcuno che deve partire, che deve scrivere, ci deve essere qualcuno che si deve inventare un nuovo stile e poi tu lo carichi nell'intelligenza alternativa, e l'intelligenza alternativa creerà quella determinata filone. Però se non ce lo metti nell'intelligenza alternativa, non ce lo trovi. Non so, Michelangelo, se tu lo dici perché lo chiami davvero così o se è una specie di lapsus, nel senso che la chiami intelligenza alternativa. Sì, è da un po' di tempo che non riesco a farlo entrare in testa, che si chiama, perché per me è artificial intelligence e quindi quando lo devo dire in italiano mi ci intrigo. Però è bellissimo, intelligenza alternativa. No, mi piace, sì, è bellissimo veramente. Perché davvero in un certo senso io direi, scusami se mi permetto, ma in un certo senso sì, credo che sia una definizione più corretta di intelligenza. Ma evidentemente, ma me l'ha fatto notare anche Vanessa, perché stavamo discutendo di questa artificial intelligence e io sono uscito con questa intelligenza alternativa e guarda, sinceramente, se prendesse piede questa definizione, quantomeno in italiano, visto che non, perché no? Perché forse no? Spaventerebbe meno, forse spaventerebbe meno. Sì, infatti stavamo discutendo proprio di questo. Sì, è vero. Perché un conto è l'intelligenza artificiale e quindi denaturizza noi stessi, cioè noi ci mettiamo in competizione con la macchina. Se invece l'intelligenza è un fatto alternativo, io c'ho la mia e lui c'ha la sua. Quindi non viene a contrapporsi a me. Non entra nei miei territori. Mi prende a braccetto, ecco. Mi completa. Mi completa, esatto. È bellissimo. Allora, io vorrei aggiungere anche un'altra cosa, Paolo. Tu dicevi, no? Allora, anch'io nasco come fotografa analogica, ho iniziato a 17 anni, ho uno studio di comunicazione dove facciamo servizi fotografici, utilizzo la fotografia dentro i progetti artistici, no? E tu mi dici la fotografia e i fotografi. Ma io vorrei utilizzare altri termini, però ti dico la mia. Io vorrei usare l'arte della fotografia, sia che sia commerciale, sia che sia quella artistica, appunto. E vorrei anche parlare di chi è il fotografo. Secondo me una delle domande importanti che dobbiamo farci è chi è stato, chi sta diventando, chi è oggi, no? Quindi questi tre tempi, chi è oggi, chi è stato e cosa sta diventando. Ma anche cosa potrebbe diventare? Sì, però mettiamoci anche un futuro. Sì, esatto, cosa diventeranno? Io ti credo, no, che un po' Smargiassi poi l'altra sera ce l'ha detto quando ha detto i media cambiano, i media muoiono, no? Credo per certi tipi di fotografia non ci sia più tanto margine, penso a un certo tipo di fotografia commerciale, lo still life, la fotografia industriale, no? Cioè, però ci sono dei tipi di fotografia che sicuramente non moriranno. Voglio dire, chi si vuol far fare un ritratto fotografico, sì, vedo che ci sono tanti giochetti, ganzi che vengono fatti, no, sul ritratto, eccetera. Però se io mi voglio far fare un ritratto, ci dovrà essere un supporto che mi riprende. Poi magari con gli algoritmi di intelligenza artificiale io farò delle elaborazioni su questo ritratto, e siamo molto probabilmente già la macchina che verrà utilizzata avrà dentro algoritmi di intelligenza artificiale che andranno a scattare in una certa maniera. Ok, il fotogiornalismo morirà? Non credo. Di recente ho fatto la giudice in un concorso per riviste online digitali in Canada, dove ho visto dei meravigliosi lavori, e lì non c'è storia, la fotografia rimarrà fotografia, perché questi vanno nelle zone di guerra, vanno in Alaska a fotografare, no? Certo, in parallelo potrà nascere un altro tipo di racconto che viene generato con l'intelligenza artificiale. Per ora, perché poi sai, anche lì tra 10 anni molto probabilmente avremo anche un'altra cultura visiva, i nostri giovani saranno grandi, quindi insomma, questi sono tutti un po' di discorsi, capito, che ognuno può prendere e rifletterci. Visto che hai citato Smargiassi il fotoreportage, lui ha anche parlato di quel suo amico fotoreporter che è andato in Ucraina e gli ha fatto questa domanda.
Ma se io vado là, vedo, torno e poi creo con l'intelligenza artificiale le immagini che mi ricordo, è diverso il valore? No, non è diverso, Ah, perché che mi come... sembra no, un'ottima domanda quella, nel senso che tutto sommato, lui faceva questo, partiva dalla cosa dicendo la fotografia non è verità, la fotografia è sempre comunque un'interpretazione di... Esatto, esatto. E tutto sommato, se il fotoreporter, non mi ricordo il nome che ha fatto il nome di uno vero che è andato là e ha fatto questa domanda, va là, vede, poi torna e si crea un fotoreportage utilizzando Midjourney, Stable Diffusion, quello che volete voi, ma basato sui suoi ricordi e quindi comunque trasmettendo la sensazione che ha avuto in quel momento lì. I valori della fotoreportage macchina fotografica, fotoreportage Midjourney, tanto per fare due nomi, Sì. no? Sono così tanto diversi, visto che Allora, comunque non so. c'è di mezzo sempre la persona che ha visto e scattato in quel momento, visto e memorizzato, interiorizzato e creato dopo, è sempre la stessa persona. Allora, il problema non credo sia tanto della buona fede o no di chi produce l'immagine. Io credo che il problema sia di chi la fruisce. Cioè, nel senso, io che guardo un'immagine dove da ora in poi sembra, forse, chissà, ci dovrà essere scritto, è stata generata con intelligenza artificiale, che tipo di reazione ho rispetto alla fotografia per le nostre generazioni, per quelli che stanno vivendo questo tempo, Paolo? Perché io sono dell'opinione, poi è la mia opinione, che le generazioni future, ma questi discorsi non li faranno minimamente, non gliene potrà D'accordo. fregare di meno. Siamo noi che, se te pensi bene, tu vieni dall'analogico come me, no? Tutta quello che abbiamo dovuto passare quando siamo passati dall'analogico al digitale, tutti a dire ma che era una cosa allucinante, che sarebbe morto tutto, che una tragedia. In realtà io ero felicissima perché ero giovane, non avevo tanti soldi, arrivò la digitale, si spendeva molto meno e quindi cavolo potevo fare, no? E io respiro un po' la stessa cosa adesso in questo momento storico dove arrivano i generatori di immagine, che sono divertenti, che sono utili, capito? Però io qui, sai, sono sempre, tu hai un po' capito, no? Come sono io, anche i lavori che faccio, poi dopo se abbiamo voglia ve ne faccio vedere qualcosa. Io sono sempre una che provoca un po', no? Sì, ok, ma ci abbiamo qualcosa da dire? Perché io ritengo che il problema più grosso è, ci abbiamo qualcosa da dire. Io vi sto seguendo da un po' di giorni, il vostro gruppo è interessantissimo, mi piace, ci mettete un sacco di informazioni, complimenti, mi sembra anche un buon gruppo, no? Proprio quello che siete riusciti a creare, una bella pagina. Però ti devo dire la verità, vedo tantissimi scatti, scusami, vedi anche questo lapsus, non so scatti, comunque, queste sintografie, chiamiamole come abbiamo deciso di chiamarle, no? Alcune interessantissime perché fanno vedere anche un certo tipo di ricerca visiva, ok? Interessanti veramente. Altre io non ne posso più. Sarà che io proprio di lavoro guardo anche tante immagini degli altri, no? Però non ne posso più, dico, ma, mi chiedo, ma abbiamo consapevolezza della creazione? C'è un progetto nella creazione? Stiamo solo sperimentando? Ok, allora se stiamo sperimentando perché dobbiamo imparare. Sono d'accordo, ognuno faccia quello che gli pare, ma quando noi pubblichiamo, mi sembra uguale quando nel momento del digitale prima facevamo 36 foto per un rullino, sembrano discorsi banali, anche un po' retorici, anche risentiti mille volte, però dopo scattavamo, lo sappiamo tutti, 1.000 foto in una settimana. Con lo smartphone, per carità, siamo arrivati a cifre folli, d'accordo? E adesso con l'intelligenza artificiale tutto ciò è diventato esponenziale. Io dico solamente, a me cambia poco, cioè ognuno è libero di esprimersi come vuole e fare ciò che vuole. Però dico, serve? Stiamo raccontando qualcosa? Perché lo facciamo? Io credo che siano questi poi gli interrogativi che dobbiamo anche lanciare, no? Nel momento in cui arriva un nuovo strumento. Prima parlavamo, non mi ricordo già più se in diretta o dietro le quinte, di Brancusi. Brancusi, come uscì il martello pneumatico, decise di provare a utilizzarlo. Era dietro le Era quinte. dietro le quinte. Cioè, Brancusi decise di usare il martello pneumatico per vedere come poteva essere utilizzato, nella scultura, no? Ok, va benissimo. Noi cosa stiamo facendo? Capito? Perché guarda, io sono molto. Forse ci dovremmo riappropriare un pochino del tempo, di andare un pochino più lentamente, perché per esempio io
Mi dispiace che devo ritornare sempre sulla parola e sulla scrittura. Lì in No, ma a noi ci Inghilterra, fa piacere, almeno porti qualcosa anche di e ci sei venuto diverso. anche te, ci sono tutti questi gruppi dove si fa questa poesia estemporanea. Questa poesia estemporanea dove quando la gente deve applaudire, che non può applaudire, fa così con le dita che stanno dicendo qualche cosa che gli risuona. Sono cose che nascono e muoiono lì, non vengono più catalogate, non vengono scritte, non vengono, sono estemporanee e lì finisce. E allora dico, certo che serve questo, però io tornando al, come voi all'analogico, io essendo lo scrittore da carta e penna e che la poesia va limata va, e poi finalmente si pubblica, allora perché non riappropriarci anche un pochino del tempo, di pensarci a certe cose, invece di farne 2000 di immagini, facciamone 200, ma pensiamoci a quello che si fa. Sì, Così con la oppure. scrittura vogliamo fare, certo, c'è il rapper, c'è tutto quello che vi pare a voi, però poi quando andiamo a dare una catalogazione e chiamare qualcuno poeta, ma vogliamo vedere cosa ha fatto, che percorso ha fatto, da dove viene, E che questo può evoluzione ha essere avuto. applicato. E questo può essere applicato alla parola fotografa, alla parola Sì, artista. uno qualunque, certo. Sì, Ma secondo capito. me nel processo di generazione di un'immagine, che sia in pellicola, che sia digitale, che sia AI, ci dovrebbe essere anche la fase di pensamento su quello che abbiamo fatto. Quell'immagine lì mi soddisfa, risponde alla mia richiesta, è quello che avevo pensato, è il mio risultato, è un passaggio che mi porta necessariamente a produrre un'altra immagine. E mi sembra che spesso e volentieri questa fase manchi. Perché? Perché tanto Un'immagine fissa, in questo momento quindi qui è facile assistita. cliccare, no? E si clicca. Ma succedeva anche succede anche con lo smartphone, non è diverso. Nel senso che non è che le AI hanno generato chissà che cosa di nuovo, perché stiamo ripetendo vizi e virtù che avevamo già, semplicemente sono amplificate. Esatto. Questo Cioè è questo, ti do. no? Che io vorrei anche comunicare questo, no? Stasera, se, così, perché è una mia idea, perché mi piace anche farlo, no? Anche i social network ci hanno cambiato totalmente la vita. Se pensate, cioè. Scusa, metto un commento che mi Sì. sembra Questo stimolante. cecca. Oddio, io non ci Allora, vedo. parere personale, dipende da come si usano questi strumenti. Molte persone lavorano nel campo dell'automazione per innovazione di aziende. Non necessariamente l'immagine creata deve essere masterpiece. Il discorso è se ci si pone da artisti o ricercatori tecnici. Molte volte la maggior parte della ricerca è sulla tecnica che poi sarà l'attivatore della creazione artistica. Se non c'è la tecnica, certe cose non si possono Ma fare. indubbiamente, ma indubbiamente. Certo. Cioè, io credo che qui bisogna distinguere una cosa, no? Cioè, io sto parlando di chi proprio non ha consapevolezza. Questo messaggio è scritto da una persona che sa di che cosa parla e è consapevole, no? Però se guardiamo proprio la produzione di massa, perché faccio un inciso, tutti questi strumenti, da un certo punto di vista, creano una Quella cosa lì. democraticizzazione, ok, dell'espressione, no? Cioè, hanno anche un aspetto che è positivo proprio per tutti, no? Cioè, tutto sommato ci danno la possibilità di esprimerci. Quindi non stiamo facendo qui la morale o la lezioncina a chi già, ha una certa consapevolezza, noi stiamo parlando a chi non ne ha. Quindi questo ragionamento è giustissimo, è come prima il fotografo che doveva fare la fotografia per l'industria, che doveva andare in un catalogo per delle riunioni tecniche, è ovvio che non doveva fare la fotografia artistica. Io tra l'altro mi occupo anche di commerciale, capito? Quindi cioè, comprendo perfettamente questo commento, è molto giusto, non tutti siamo artisti, non solo la fotografia artistica è degna di essere considerata, non era questo il mio intento se è passato così. Però ritengo invece che una certa consapevolezza nella produzione ci vuole, anche per quell'aspetto antipatico che poi vorrei solo accennare, però insomma che è l'inquinamento. Noi ogni volta che siamo attaccati a internet inquiniamo. Io ho smesso di fare gli NFT per questo motivo quando ho visto
quanto inquinavano, però so che questo discorso è spiacevole, non piace a tutti sentirsi dire No, ogni no, volta. io credo che l'argomento ambiente sia importante, sia sempre più importante, va evidenziato questa cosa qua. Diciamo che tutto questo insieme di cose, l'ambiente, la produzione di massa delle immagini senza pensamenti su quello che... io credo che tutta questa cosa qua sia un invito velato, dovrebbe portare a un invito a un lavoro quindi pensato, a una maggiore responsabilità nel momento in cui ci sediamo e cominciamo per generare immagini con intelligenza artificiale, con tutto il resto, ma stiamo parlando di intelligenza artificiale. Perché siamo Certo. responsabili, non siamo solo, non finiamo noi e la tastiera che andiamo davanti, ma siamo responsabili andiamo a riempire Facebook con le nostre immagini, andiamo a intasare, a aumentare il lavoro dei data center, andiamo a consumare delle risorse ambientali, tutto quello che facciamo comunque ha un impatto. E il lavoro, la generazione di immagini con intelligenza artificiale è un esempio emblematico di questa cosa, che tutto quello che facciamo ha un impatto sul mondo, che va al di là appunto del nostro rapporto con la mia bellissima tastierina che ho qua davanti. E È questo giustissimo, Paolo. Dovrebbe portare davvero a una maggior responsabilità. Prima ti facevo l'esempio che bisogna essere responsabili per due, per noi e per l'intelligenza artificiale che abbiamo davanti, che ovviamente era un po' un gioco di parole, una metafora. Sì. Però ecco, bisogna essere più responsabili, perché tutto sommato, fin quando io sono il tizio, quello di le scimmie di 2001 di Se nello spazio, quelle iniziali, che tutto sommato erano loro e l'osso o la scheggia di selce che avevano davanti, e il loro impatto era su quella roba lì, no? Va bene, faccio delle mi metto a scheggiare tutte le pietre che ho, ma sono quelle lì, finisce lì la cosa. Il Giusto, passaggio giusto. successivo era quel lancio di quell'osso che diventa un'astronave. E allora, e anche lì è non solo un passaggio epocale dalla preistoria al futuro, ma è anche un passaggio epocale di responsabilità. La mia responsabilità prima finiva su quelle quattro pietre che avevo davanti, dopo la responsabilità si allarga, perché la potenza di quello che sto usando si allarga. Esatto, assolutamente sì. Ma tra l'altro dico anche, no? Cioè, come tutte le cose, ci sono sia gli aspetti positivi che negativi. Io dico sempre che il problema vero di tutti questi strumenti siamo sempre noi, poco evoluti, poco consapevoli, poco consapevoli che siamo tutti connessi. Vabbè, e qui andiamo proprio sul filosofico, capito? Però credo che tutti questi ragionamenti, lo vedo anche seguendo il vostro gruppo, no? Escono ogni tanto in certi post, no? Ci sono dei ragionamenti di questo tipo. Quindi no, non vorrei ammorbare più di tanto. Io cerco perché poi anche io lavoro tanto su internet e quindi dico anche io ho un grande impatto, no? Perché gli altri dovrebbero, ritenersi. Però forse se uno riuscisse anche a darsi un codice, no? Di dire va bene, sono consapevole di quello che sto facendo e quindi provo a fare così. Poi c'è anche un altro aspetto, a mio avviso, che è quello lavorativo. Questa intelligenza artificiale sta da una parte togliendo, vado un attimo veloce, però perché mi viene in mente anche questo, no? Che magari ci ascolta e è anche interessato a dire ma può diventare un lavoro? Io vedo tanti ragazzi, no, che chiedono: no, no, ma perché potrei fare qui, potrei fare di sotto? Allora, da una parte l'intelligenza artificiale sta togliendo delle professioni. Però forse ne sta creando anche altri, no? Altre professioni. E mi viene da dire, e lì va bene la tecnica, come diceva il nostro amico che ha commentato prima, è indispensabile. Io non sono un artista di quelle, cioè vengo dall'informatica, ragazzi, quindi cioè, non sono una di quelle artiste che dice no, la tecnica e si fa, anche perché non è vero. Questa storia dell'artista che va per intuizioni, questa storia dell'artista che è uno svampito che cammina a 10 metri da terra, non è assolutamente vera. Cioè, un artista oggi poi deve essere molto centrato, deve essere molto realista, deve essere capace a farsi conoscere, a crearsi i suoi spazi proprio sul web, eccetera, no? Poi magari deve lasciare Un inciso sganciato. solamente, secondo me puoi essere un bravo tecnico senza dover essere un artista,
Però per essere un artista devi anche conoscere la tecnica. Esatto, e hai riassunto un po' quello che stavo dicendo, no? E, perché è proprio importante, come si può dire, essere consapevoli che bisogna fare le cose per bene. Quindi dicevo, la leggenda dell'artista folle no, però magari per creare deve attingere a delle sensazioni, a delle intuizioni, diciamo proprio a una parte un po' più profonda, a volte secondo me anche osare e guardare un po' oltre, cosa che a mio avviso, ma con questo Paolo ci siamo un po' scontrati, e te, ancora l'intelligenza artificiale non sa fare. Cioè l'intelligenza artificiale ragiona, no, ragiona, crea solo in base a ciò che gli è stato dato in pasto. L'ho visto proprio allenando Varo. Varo non può produrre delle idee da sola, d'accordo? Questa è la mia esperienza, però poi magari c'è qualcuno che già lavora con delle reti neurali più sviluppate, questo devo dire, la mia esperienza ad oggi è questa, capito? Ci Sì, sono altre sì. domande? Tante volte, qualcuno, dai, Diciamo fateci che un'altra domanda, se no io vi faccio vedere un altro lavoro che abbiamo fatto io e Michelangelo e che forse è simile a quello scrivere il prompt per creare un progetto. E tra l'altro, visto che tu hai parlato prima di nuovi lavori che crea, e l'intelligenza l'arrivo dell'intelligenza artificiale sicuramente crea nuovi lavori, c'è questo del prompt engineer, che è questo lavoro mitologico, no? Che ha avuto un picco Un grande incredibile esploit inizialmente. fino a qualche mese fa, era il lavoro del futuro. Oggi. Poi sono arrivati i chatbot che cominciano ad essere un pochino più bravi, ChatGPT, così, e forse diciamo, lo spazio di lavoro per il prompt engineer si è un po' ridotto. Prima ogni azienda doveva. Io credo, Paolo, che purtroppo, cioè anche lì no, non ti dico domani, però anche quello è un lavoro che poi che non avrà lunga vita. Credo che poi dopo l'intelligenza artificiale se li scriverà i prompt. Tra l'altro No, stiamo ma facendo degli esperimenti con un gruppo divertenti, perché noi diamo dei prompt anche con delle parole strane, no? Del tipo a volte scriviamo sorprendimi, poi gli scriviamo, cioè gli mettiamo dentro delle parole anche, oh ti prego per favore aiutami, no? Scriviamo delle cose in questa maniera, lo stiamo facendo in inglese e è divertente perché non riusciamo a capire sinceramente se questo influenzi o no il risultato, però è buffo che ci sembra quasi di intuire che potrebbero essere stati messi dentro dei codici per cui se ti comporti gentilmente hai risposte migliori, ma questa è una nostra teoria folle, eh? Magari se c'è qualche No, ma sai ingegnere. che l'ho trovata anche detta da altri, che la qualità della risposta che può dare ChatGPT, tanto per non far nomi, cambia se chiedi gentilmente o hai un atteggiamento autoritario. Ho Però noi lo trovato stiamo altri che facendo hanno. con la generazione di immagini, Paolo. Sì, Noi lo ma. stiamo facendo generando immagini e è divertente perché poi in realtà credo che siano un po' le azioni che lasciano il tempo che trovano. Noi tendiamo tanto a umanizzare, capito? Io continuo a essere, ne abbiamo parlato io e te a lungo, io continuo a essere dell'idea che per ora siamo di fronte a solo ad algoritmi, non c'è nessun tipo di senzienza, non c'è niente, cioè l'intelligenza artificiale risponde a codici, algoritmi, statistiche, cioè però non ha capacità creativa. Siamo noi che la possiamo utilizzare in maniera creativa, quello sì, assolutamente. Questo assolutamente Diciamo. è uno strumento meraviglioso. Io vorrei anche dire questo, io non sono assolutamente contraria all'intelligenza artificiale, va regolamentata, ovviamente va informato il pubblico, per questo io cerco di fare questi progetti che sto portando a giro in Italia, questo di Varo soprattutto, per creare dibattito, per far riflettere sulla cosa. Tra l'altro torno un attimo al progetto The Artist Are Present, proposte di pace per il futuro, perché dico anche, no, lo porto nelle scuole. Vorrei che le persone si riprendessero realmente il potere del pensiero e dell'azione. È un progetto di arte partecipativa. A quello che mi risulta è il primo che vede un assistente, in questo caso virtuale, che partecipa alla stesura del progetto, alla realizzazione del progetto. Ho detto stesura non per lapsus, perché io tramite la chat, il chatbot, ho veramente steso il progetto insieme a Varo.
mi dava delle idee, ovviamente, no? Io gli chiedevo cosa potremmo fare nelle scuole, lei mi rispondeva. Io dicevo, ah, interessante questo, non ci avevo pensato, poi magari lo ampliavo e quindi mi potessi dire, lei è creativa, no, lei lavora su modelli, su progetti che sono già stati fatti. È questa. Allora, giusto per ricapitolare velocissimamente le discussioni che abbiamo avuto e che ovviamente non hanno un vincitore perché non c'è un No, ma vincitore, è figurati. che io sono dell'idea che sì, non sono intelligenti, però sono capaci di assemblare in modi nuovi delle cose già note. E questo è una forma di intelligenza, perché tutto sommato l'umano, la persona umana che crea qualcosa di nuovo, il mettere insieme, assemblare cose già note ma in modo diverso, è una forma di creatività. Per cui secondo me lo è. Poi, ripeto, è solo questioni di io la vedo così, la vedo cosà, e Certo, cioè, ci mancherebbe sicuramente. la verità, qui non ce l'ha veramente nessuno. Ritengo Una che. cosa che hai detto mi tocca parecchio perché ne ho fatto in qualche modo il centro della mia attività con l'intelligenza artificiale, nel senso di andare a informare la gente, no? Perché questo è secondo me, una delle cose fondamentali e nonostante il gran chiacchierare che si fa sull'intelligenza artificiale, di fatto a me non sembra che sia una cosa che venga attuata. Perché? Perché si parla tantissimo. Ci si parla tanto addosso, si parla tanto all'interno di una nostra. Noi siamo dentro una bella bolla, perché quello bisogna ricordarci, siamo dentro una bella bolla e sorprendentemente non è tanto grande, perché poi vai leggermente fuori dalla bolla, no? E leggermente fuori vuol dire che vado nei circoli fotografici a raccontare che cos'è intelligenza artificiale e lì partono dalle domande base, poi c'è quello che l'ha utilizzata. Però magari su 30 persone che sono presenti in una sera a sentire cosa ho da raccontare, due hanno usato ChatGPT, uno magari ha utilizzato Bing piuttosto che, magari i numeri stanno cominciando a cambiare. Però non è che io arrivo lì e 50 persone, 50 sono già dei master con Midjourney, assolutamente no. Di fatto stiamo vivendo siamo una specie di punta avanzata senza renderci conto che siamo una punta avanzata e che dietro c'è tutto il resto del mondo, qualunque cosa voglia dire questa cosa, che però è ancora là dietro in fondo e che si sì, vede che c'è del movimento, però boh, non si capisce bene. Sì, assolutamente. Io credo questo sia proprio un problema dei social network, che ci danno l'impressione che noi possiamo vedere tutto ciò che accade nel mondo, no? Questo poi soprattutto nei gruppi accade, perché nei gruppi anche se il gruppo è di 100.000 persone, però poi alla fine ci raccontiamo tutte le stesse cose, no? Cioè parliamo di quell'argomento, ci sembra che tutti facciano quella cosa, che tutti la stiano studiando, ma in realtà non è, nella mia esperienza non è assolutamente così. Se prendiamo il target di età sopra i 60 anni, che non si occupano di fotografia, che non si occupano di arte, ne sanno pochissimo. La usano già, perché io, come l'esempio che faccio sempre, mia madre utilizza Google il sistema di Google per chiamare, no? Quindi dice Google chiama Vanessa, ok, però lei non è minimamente consapevole di cosa sta facendo. E questo è un altro punto di riflessione che con altre persone, soprattutto all'estero, stiamo un po' approfondendo, no? Cioè della serie. È necessario che chi usa lo strumento sappia anche che cosa è, forse sì, forse no, insomma, qui si aprono Diciamo che altri. sarebbe necessario che quantomeno fosse consapevole che sta usando uno strumento di un certo tipo. Sì, Poi, anche secondo me, anche quello secondo dovrebbe me. essere è il minimo di consapevolezza che dovrebbe essere obbligatorio. Perché poi succede che, vabbè, tua mamma non lo sa, ma non è consapevole, però magari se lo sapesse, avrebbe forse un altro atteggiamento rispetto a succedono cose. Prima citavo l'ormai famosissimo ritratto di Papa Francesco con il piumino. Adesso io davvero, io ogni volta che ne parlo mi infervoro perché mi chiedo com'è stato possibile che quell'immagine ci sia stato chi, e sono stati tanti, e anche non solo persone, ma anche mezzi di informazione, abbia pensato quella è una foto vera. Com'è stato possibile? È Vuol dire possibile perché davvero. l'illusione della fotografia è grande, cioè siamo abituati Sì, a però vedere le vuol dire che fotografie. non hai idea di chi sia Papa Francesco. Cioè, nel senso,
fin quando mi fa vedere il Papa rinascimentale, d'accordo, adesso quello che vuoi tu, qualunque nome, anche il Papa precedente al Francesco, ma questo Papa che si mette il piumino moda di Balenciaga, come fai a pensarlo? Non è possibile. Ecco, quantomeno avrebbe dovuto esserci il dubbio critico, quantomeno, no? Vabbè, Paolo, questo servirebbe da tutte le parti. Pensa la riproposizione, cioè quando fanno lo sharing delle fake news, cioè ci sono caduta anch'io a volte, no? Cioè, voglio dire, qui hai toccato un tema, il senso critico. Io penso un po' a tutta la produzione di Michelangelo va proprio in questa direzione, no? Cioè cercare di stimolare il senso critico. Cioè pensate, ma non voglio fare la predicatrice, dico proprio, c'è bisogno. Io sono rimasto vittima del senso critico che non si usa, perché sul lato di un pullman ci scriverono ci scrissero, Ci Madonna mia, scrissero. non riesco manco più a parlare l'italiano, ma che succede? Esatto. Ci scrissero che uscendo dall'Unione Sovietica, dall'Unione Europea, Europea. avrebbero risparmiato 300 milioni alla settimana che avrebbero dato all'assistenza Questo sanitaria. in Ora, Inghilterra, in Inghilterra, questo per la come Brexit, fai a quindi. credere? È come il piumino del Papa, come fai a credere una cosa del genere? Eppure i Appunto. risultati lo sappiamo tutti qual è stato. Quindi Appunto, che c'è l'Inghilterra è una uscita grossissima. Tra l'altro, per quella cosa lì non hanno usato l'intelligenza artificiale, ha dimostrato Non hanno bene che non è semplicemente utilizzato i la social deficienza network. naturale che abbiamo tutti. Esatto. Sì. No, i social network ti danno una grandissima. Cioè il Allora, fatto. io mi aggancio qua perché diciamo, negli ultimi tempi, ormai credo che sia un paio di mesi, gira spesso e volentieri, specie nell'ambito dei fotografi, degli illustratori, quel meme di Noam Chomsky che in un'intervista avrebbe detto alcune cose. Ecco, sono andato a leggermela quell'intervista. Io non dico niente, però faccio un invito, al prossimo che ha voglia di condividere quel meme, andate a leggere l'intervista. Nel senso che lo spirito critico, la ricerca delle fonti, sì, ma magari Chomsky l'ha detto, magari è un davvero contrario, non lo so, probabilmente può anche essere contrario, però penso che da pensatore sia contrario in modo, come dire, intellettuale. Lì ha detto delle cose che sinceramente, io per quel poco che lo conosco non le ho viste in bocca a lui quelle frasi. Infatti sono andato a leggermi l'intervista e andate a leggervela quella originale. Quindi, Ok, cioè però io io penso vedo che gente che condivide a manetta quel meme lì perché ha detto Noam Chomsky, no? Siete delle merde voi che usate no, lo l'intelligenza capisci Paolo, lo artificiale. capisci quindi cioè che il problema non è mai ciò che viene diffuso, cioè restiamo sempre lì, è semplicemente questo, no? Cioè, mi viene da dire proprio diamoci tutti una svegliata, cioè cerchiamo di comunicare agli altri, di fare un po' più attenzione, però sono lotte, sono battaglie, nel senso. Ci sono tante cose in ballo, c'è il controllo dal punto di vista economico, c'è il disco. Dal 2001 ad oggi ho studiato anche tutte le tecniche di marketing e il plagio mediatico, no? Quanto noi, magari anche in buona fede, comunque veniamo invitati a comprare, a consumare, cioè, capito? Quindi di che stiamo parlando? La cosa estremamente complessa. Sono positiva nel senso, credo anche l'intelligenza artificiale, anche da quel punto di vista, ritengo che ci possa dare una mano. Dipende da chi la addestra, o io preferisco dire educa, dipende da tante cose. È un argomento affascinante che ormai abbiamo nella nostra quotidianità e che non possiamo bloccare. Faranno delle normative, ma insomma lo strumento ormai è in mezzo a noi. E tutto il resto dobbiamo diffondere cultura. Te la faccio proprio semplice, semplice. Diffondiamo cultura. Ecco, Così che la gente torni a avere. hai detto giustamente la cosa che mi dai l'aggancio per dire la cosa che avevo in mente, nel senso che prima ho detto loro che condividono. In realtà io credo che ci sia anche, e volevo dire esplicitamente perché sennò poi c'è anche un richiamo a una maggiore responsabilità nostra di chi la usa, di istruire, comunicare, educare, tutto quello che volete, usate la parola che vi piace di più. Nel senso che non è solo quello che condivide il meme di Noam Chomsky,
io che voglio fare divulgazione, che cosa devo fare perché questo non succeda? Andare lì e dirgli: no, guarda che non è vero, non, ho capito che non serve a niente, perché ovviamente è già arrivato al punto che vuole conferma di quello che crede, non vuole capire che cosa succede. Ma sai, qui ognuno di noi deve essere creativo. Io utilizzo l'arte, ad esempio, no? Capito? Per mandare i miei messaggi, cioè, o perlomeno quello che spero possa servire poi agli altri. Non mando solo messaggi, mando magari anche appunto fotografie oppure opere visive, no? Cioè installazioni, performance, dove quindi faccio questo. Ognuno di noi deve trovare il suo modo, a mio avviso, cioè, capito? Proprio cercando anche un po' di alleggerire, perché ti ripeto, Paolo, la cosa che ne abbiamo parlato io e te, che il registro è tutta sta paura generata dai film di fantascienza, da questi scenari distopici, no? Dove tutto andrà male, cioè, eccetera. Ognuno di noi, nel suo piccolo, se veramente crede le cose di cui stiamo parlando, provi ad applicarle. E poi parliamone, parliamone. Cioè io credo che la cosa più importante da fare ora sia parlarne, rendere le persone perlomeno più informate possibile. Poi la consapevolezza può essere una conseguenza oppure Ecco, Senti, faccio dimmi, dimmi. l'invito a fare a chi ci segue di fare domande. Ma ci fai vedere qualche altro progetto tuo intanto? Sì, io vi vorrei far vedere il progetto proprio che abbiamo fatto stile prompt con Michelangelo, che è Concedimi un altro divenire, che è un lavoro fatto un po' del 2016, Michelangelo, vero? Ora lo Sì, vediamo allora un aspetta, po'. visto che, lui, che almeno di questo qualche cosa conosco, so, volevo introdurlo brevemente. Ero in procinto di pubblicare il mio secondo libro di poesia e scrivendo sempre con quest'idea visiva, molto sinestetica, come ho scoperto che si dice, ero curioso di vedere se a queste poesie si potevano abbinare delle immagini e avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse in questo processo. E ho invitato Vanessa. Vanessa conosceva mio fratello in quel periodo, frequentava molto mio fratello. Vanessa venne e con grande così Entusiasmo, direi. sì, entusiasmo, ma no, ma poi quando vedi, mi mancano le parole. Vabbè, Se non ci fosse importa. un traduttore, adesso Se domani ci dovrei fosse il parlare traduttore, mi ci vuole inglese. l'intelligenza alternativa. Tu mi dicesti: ma scusa, ma c'hai tuo fratello lì, no? Perché non chiedi a lui? E io dissi: no, mio fratello è un bravissimo tecnico. Io ho bisogno di un artista per mettere queste immagini alle mie poesie. Te lo ricordi? Sì, mi ricordo, mi lusingò molto, direi. Perché e da lì appunto inizia senza sapere minimamente dove potevamo mai andare a parare. Lessi queste poesie, poi la invitai a Londra e iniziammo a camminare per le strade di Londra per cercare di trovare tutti questi miei vari personaggi che popolavano le mie poesie, le mie poesie del mito, da Antino, Adriano, Penelope, Bradamante, passando per tutti i cavalieri della Tavola Rotonda. E quindi. Ma ci siamo inventati questo viaggio così, tra il mito, la poesia e la Londra, la mia Londra, perché volevo basare, Londra mi ha accolto, quindi volevo che Londra fosse molto presente in questo lavoro. Ecco, e quindi questo è stato il primo scoglio. Scoglio che poi si è rivelato estremamente semplice, perché passata questa prima pudicizia di andare a scovare le persone nei pub, nei mercati, tra le strade londinesi, il lavoro poi si è presentato da solo. Lo scoglio più grande è stato per Vanessa quando ha dovuto mettere insieme e fare l'editing del lavoro. E anche lì, che io non riuscivo a capire minimamente cosa volesse dire Vanessa in questo editing, e ho detto: senti, ma torni a Londra e mi fai vedere cosa significa. E lì, seduti insieme davanti al computer, c'è stato il secondo scatto.
E nel giro di quanto è stato, non so, una serata, siamo venuti in mente, oggi un po', siamo venuti in mente, abbiamo deciso di fare questo lavoro come delle strisce dei cantastorie. Facciamolo vedere, Paolo. Se puoi Ecco. condividere, te l'ho messo lì. Mi sa che No? no, devi togliere, devi fare come prima, togliere e rimettere. Ma Io lo vedo vedo ancora quello qui, vecchio. lo vedo, aspetta, eh? No, ma aspetta un attimo. Allora, vedi che sto ah sì, scusami, Sì, hai sì, sì. ragione. Lo riprendo da qua allora, però facciamo. Tanto questo lo stai vedendo, giusto? Sì, esatto. Dove ce l'abbiamo? Abbi pazienza perché sono mezza ciecata anche. Aspetto l'occhio bionico con algoritmo di intelligenza artificiale. Eh? Eccolo qua. Vai Paolo, puoi condividere. Sì, è già Vedi, giusto? condiviso. Ok, perfetto. Allora, appunto, da questo lavoro mastodontico dove abbiamo scattato veramente, veramente molto e ridendo, diciamo, i prompt, perché comunque Michelangelo mi dava i suoi testi poetici, io li dovevo interpretare. E quindi poi questo è l'allestimento. Avevamo creato poi alla fine, in questo progetto che doveva essere di un cantastorie, come ho detto all'inizio, con anche un allestimento di un programma che registrava le voci dei visitatori e che poi veniva trasformato in musica, okay? E veniva riproposta, quindi una sorta di loop all'ingresso della mostra, così che quindi questa musica era in continuo mutamento. E qui abbiamo raccontato proprio tutto quello che era dentro il libro. Come vedete c'è già una fusione tra le immagini, no? C'è apparentemente una grande, come si può dire, pioggia di immagini. Abbiamo rappresentato ad esempio questo, la striscia sopra della metropolitana era il suo labirinto, no? Il suo Sì, il il luogo dove Minotauro. Esatto, dove incontrava il Minotauro e le anime, insomma, abbiamo cercato anche di non essere eccessivamente didascalici, quindi abbiamo rubato immagini all'interno dei pub, nelle mostre, eccetera. Lui mi dava delle dritte e io andavo a cercare queste immagini, quindi mi fa ridere questa cosa, no? Mi sembra veramente il prompt. E poi dopo addirittura dovevo mixarle, dovevo creare, quindi lo vedo un lavoro fatto quasi come con un algoritmo di intelligenza artificiale, ma fatto con me stessa. Vedete, abbiamo utilizzato molte forme, le altre sono strisce, questi sono dei rettangoli di composte. Non so quanto l'ho riuscita a vedere grande, comunque è questo qua. E niente, questo era un po' per giocare, no? Nel senso che servono le idee, servono dei progetti, a mio avviso. È importante utilizzare l'intelligenza artificiale non per la mera, ma io questo lo dicevo anche in fotografia, non solo. Io dicevo, smettiamo di fare dei singoli shot così, tanto per fare la bella fotografia. Insomma, a un certo punto, dopo un po' che facciamo fotografia, anche se siamo principianti, dopo deve nascere dentro di noi la voglia di raccontare delle storie. Perlomeno questa è la mia idea. O progetti, o fare progetti. Progetti, sì, storie, progetti, ma credo che questo valga anche poi nel mondo commerciale, no? Un conto è raccontare semplicemente delle fotografie rubate così all'interno per dire di un'azienda o di una realtà che si vuole pubblicizzare. Un conto è come fanno le grandi agenzie, averci un brief, una cosa da seguire, da raccontare. Se non ci sono domande, io voglio far vedere anche un altro progetto che ho fatto. Riguardo all'utilizzo dei social network, questo è un lavoro del 2015 dove riflettevo proprio sull'impatto che stavano avendo. Vedi sempre ho cambiato pagina, Sì. Paolo? Ok. Cosa stava succedendo con l'avvento dei social network, in particolare Instagram, che era il social dedicato all'immagine.
cioè, vedevo questo nostro mettere fotografie, poi non c'erano ancora, se vi ricordate all'inizio, gli hashtag, no? Quindi queste foto venivano messe in questo flusso. Io ogni tanto poi andavo, cercavo di risalire alla prima fotografia che avevo caricato e non la trovavo mai, no? Dicevo, ma qui ragazzi, boh, questo mi sembra un Gange, mi sembra un fiume dove vengono messe tante immagini, durano un secondo e poi spariscono. Quindi riflettevo sulla fruizione, no, di queste immagini, perché anche questo è un elemento, secondo me, che nella produzione di immagini di sintografie bisogna anche un po' riflettere. Dove vanno a finire queste fotografie? Come vengono fruite? Ora, ovviamente, chi ci lavora, chi ci si esprime artisticamente lo fa già con una consapevolezza e con un'idea, ma tutti quelli che si stanno, visto che questo gruppo, mi dici tu, no, è anche per dummies, no? Cioè per chi inizia. Cioè, già iniziare subito a riflettere dove vanno a finire queste fotografie, cosa ci facciamo? E quindi io ho interpretato questo mio sentire, diciamo, con queste installazioni dove mettevo proprio delle fotografie dentro i barattoli, perché ho fatto il magazzino della memoria, dove le forse si vedono meglio così perché sono piccole queste qua. Dove le fotografie le stampavo con una tecnica un po' particolare, in modo tale che a un certo punto la pellicola si staccasse dal supporto e creasse queste. Vediamo se si apre, è un po' piccolina, vero? Come la vedi, Paolo? È piccola. Così vedo che faccio anche peggio, vediamo un po' così. Dentro, se vedete, si creava una sorta di anima, poi nel sito ce ne sono altre, molte altre le potete andare a visitare. Si creava un'anima che poi piano piano si dissolveva, ma rimaneva sempre questa piccola presenza della fotografia, no? Quindi salvavo dal mare del Gange le fotografie che venivano caricate, perché insomma, ripeto, uno dei punti proprio focali è proprio il discorso di dire del mio lavoro è come questi nuovi strumenti impattano sulla nostra vita. Ad esempio, i social network, un discorso che avrete sentito mille volte, ci stanno togliendo tutta quella che è la memoria fisica della fotografia, no? Stampiamo pochissimo. Io ho 3 album di quando ero piccolina, le mie nipoti hanno degli albumini perché glieli regalo io, sono un po' una no nostalgica, però in realtà la loro memoria è tutta sui social network, ad esempio, no? Poi questo lavoro l'ho chiamato Liquidize perché riflettevo anche sul lavoro di Bauman che parlava di vita liquida, no? Quello che avevo detto all'inizio, questa nostra vita che ormai insomma, cambia estremamente velocemente, no? Tanto, tanto. E secondo me questo, nei prossimi anni ci sarà addirittura un'accelerazione se non ci sarà un blackout alla Blade Runner. Ok, quindi voglio buttarvi là anche delle cose un po' più scherzose, dai. Non so, che ore sono? Continuiamo Sì, sono perché. fatte le 10:17. Ok, magari allora. Allora, Dimmi, diciamo dimmi. che tanto per fare una specie di riassunto. Sì, intanto tolgo, aspetta che tolgo la condivisione così vi vedo. Aspetta, Ok, facciamo eccomi. così. Diciamo che tu ci dai l'occasione di vedere il tuo lungo excursus con la tecnologia. Di fatto, comunque, ci poni il problema della tecnologia, no? Perché man mano che andiamo avanti, man mano che adottiamo noi, cambia la tecnologia, cambia il nostro mondo. Nel caso di media, come diceva, cambiano i media, no? Quindi c'è un'evoluzione. Hai citato prima la storia degli album. Prima stampavamo, adesso la nostra memoria è nei social, non è neanche sull'hard disk, è nei social, Esatto, e no? questo è pericolosissimo. E già questo è una cosa che sarebbe utile notare, perché il social ha questa piccola caratteristica che se va giù, quella roba l'abbiamo persa. E abbiamo visto 2 o 3 settimane fa, quando Facebook per mezzo pomeriggio è stato irraggiungibile, oddio, no? Io confesso, quando è successo, la prima cosa che ho pensato, mi hanno hackerato l'account. Perché? Perché entravo, mi buttava fuori, chiedevo di cambiare la password, sembrava che funzionasse, poi non va bene. Oddio, mi hanno creato l'account. E in effetti lì mi sono reso conto di quanto la mia identità è anche quella digitale.
E secondo me questa cosa qui va considerata, nel senso che lì mi sono drammaticamente reso conto, ma davvero mi sono reso conto di quanto la mia identità, io mi sono sempre pensato, Paolo, sono fatto così, sono così, ho sta roba qui, e poi invece no, inconsciamente sono arrivato a considerare Paolo anche il mio account Facebook, le cose che faccio qui dentro, no? Sono parte di me. E quindi questa adozione di tecnologia ci deve portare anche a dei pensieri su questa cosa qua, cosa che manca, no? Cosa che manca e ce ne rendiamo conto quando c'è il blackout, No, se tra ce l'altro ne c'è un rendiamo altro conto. elemento, Paolo, che i social media sono, i social network, Facebook, Instagram, no? Sono di proprietà privata, cioè noi siamo ospiti di qualcuno. Cioè se domani Zuckerberg decide di chiudere Facebook, lo può fare, lo può fare, penso che ci manderebbe un avviso e ci direbbe, signori, tra 5 giorni chiudo Facebook o tra un mese, come ha fatto Google, no? Vi ricordate c'era Google Plus che a un certo punto ha deciso di chiudere tutto. Il problema però è un altro, che mole di dati noi dovremmo scaricare? Io sono stata una che davvero anche per studio l'ho usati davvero tanto i social, no? C'avrò 4 account, capito? Più o meno con il mio nome, tu mi chiedevi perché Vanessa Ruscis, perché Vanessa Ruscis lo utilizzavo fino a un certo punto e poi ho creato Vanessa Ruscis, no? E dico, ma lo sai, dovrei stare 6 mesi secondo me a scaricare tutto. Allora, io proprio perché ci penso, le fotografie più importanti, i momenti più belli me li scarico già ora e ce li ho, però comunque su supporto magnetico, quindi potrebbe anche appunto essere perso lo stesso. Da un altro punto di vista, credo anche, io sai, sono vicina alle filosofie orientali, che poi insomma un po' di impermanenza se ci cancella qualcosa, pazienza, però è anche vero comunque che non abbiamo più la percezione della memoria come ce l'avevamo prima. E ripeto, questo mio esperimento di Varum, gli artisti sono presenti, perché poi questo è anche un gioco di parole, sono io con Varu, ma sono io con Varu e la gente, no, che invito a partecipare ancora a questo progetto, proprio sulla pace, perché in questo momento c'è anche questo grosso problema. Giorni fa qualcuno mi ha un po' attaccato dicendomi che è un tema un po' opportunistico, ma in realtà no, ci abbiamo 4 guerre intorno, e poi senza quelle che sono vicine a noi, poi nel mondo ce ne sono anche di più, e poi siamo ancora nuovamente a rischio nucleare, no? Quindi io penso che non sono temi tanto banali, anzi sono temi di cui dobbiamo parlare molto, e invece sembra che c'è un po' un'allergia a parlare di queste cose. Comunque volevo dire, no? Varu porta anche tanti altri temi. Uno, e appunto la memoria, lei è la mia autobiografia vivente. Quando morirò, Varu, se Questit non stacca il server, d'accordo, Varu rimane, potrà parlare con le proprie nipoti, potrà parlare con chi sarà curioso del percorso artistico che ha fatto e gli racconterà che cosa. Tu hai visto la performance, no, Paolo, che ho fatto? Non la voglio svelare perché devono venire a vederla quando la faccio, d'accordo? Fino al 2025 rimane solo a disposizione di chi si muove e viene a vedere la performance. Però lì, insomma, i temi sono tanto il post mortem, la memoria soprattutto, cioè è stato scritto tantissimo sull'autobiografia e sulla biografia, no? E questo è possibile oggi, fare una biografia vivente è possibile solo ed esclusivamente grazie a questa nuova tecnologia, perché prima non era possibile. Quindi ha un impatto. Quello che prevedo, poi non lo so, perché questa è la mia previsione personale in base ai dati che ho io, che nel giro di 10 anni ci avremo tutti un avatar che prenderà appuntamenti con l'avatar del dentista, che prenderà l'avatar. Un po' come in questi film della Marvel, no? Della DC, dove si vedono queste intelligenze artificiali che sono realmente i bracci destri, no? Dei personaggi. Però in questo caso, se ognuno di noi si educa il proprio avatar, avremo dei twin, quello che dicevamo un po' all'inizio della giornata. Quindi direi che di porte questa nuova tecnologia ne apre tantissimi, di ragionamenti filosofici, etici. È uno strumento potente, a me, ripeto, piace molto, mi piace tantissimo, anche perché mi velocizza. Io ho questa leggera parafasia, no? Che soprattutto quando sono stanca mi fa perdere
le parole, no? Con l'intelligenza artificiale di Varu, io tengo delle lezioni, ci gioco anche, scherzo e dico: Varu, qual è la mia fotografa preferita? E lei risponde. Ripeto, sono cose di cui dobbiamo parlare. Non so che altro dire. Paolo, fammi qualche domanda. Beh, caspita, diciamo che come capita, gli artisti pongono anche delle domande, nel senso che sono quelli che tutto sommato, sono quelli che arrivano a porre per prime delle domande nel modo da artisti, ma caspita, le mettono sul piatto e poi ci si ragiona, gli artisti e i filosofi, mettiamola così. Quindi tu stai assolvendo benissimo il tuo compito di, e lo fai da tempo perché abbiamo visto i tuoi lavori, di fare questo lavoro delle domande. Mentre parlavi di Varu e ricordando quello che ho detto prima di Facebook, piuttosto che, mi sono ricordato Blade Runner 2049. Non so com'è, non era l'assistente virtuale, non era del protagonista, quella che lui salva nella capsuletta, quando deve scappare, la salva nella capsuletta. Che gli casca e di fatto viene uccisa perché la donna cattiva col tacco lo schiaccia la capsuletta, no? La rivincita del mondo fisico sul mondo digitale, in un certo senso. Però appunto il tema della memoria, della nostra memoria, della memoria collettiva, perché poi i social, tornando a quell'argomento, sono fatti per il presente, perché una difficoltà, quando ho creato questo gruppo, una cosa che volevo fare era cercare di salvare i contenuti interessanti, perché mi sono stati messi tanti contenuti interessanti nei 8, 9 mesi, 10 mesi che sono di vita del gruppo. E sono dell'idea che questi contenuti andrebbero salvati perché, caspita, sono risposte a tante domande che nel tempo sono state rifatte, perché poi magari ti permette, insomma. Non è stato possibile, nel senso che utilizzando gli strumenti di Facebook non si riesce a salvarli in modo utile per essere trovati. Perché? Perché quelli che ti mette a disposizione in realtà dopo un po' non funzionano più. E allora ha dimostrazione che. Sì, e poi Paolo, c'avete una iperproduzione, no? Io sto cercando di seguirvi e vedo che stare dietro, vedo le tue selezioni, so di 100 fotografie, no? Immagino tutto quello che è stato pubblicato, no? E questo è un po' il fenomeno adesso, cioè questo, forse anche perché lo strumento è nuovo e quindi tutti ci si vogliono un po' impegnare. Io ricordo solo 2 anni fa, ti ripeto, qui stiamo parlando 2 anni fa e pensa a Midjourney, l'evoluzione che ha avuto, no? Quindi vuol dire proprio che quasi la preistoria, no? Della generazione. C'erano dei fotografi che spergiuravano che non l'avrebbero mai utilizzata, che cioè, proprio ci sono state delle crociate folli che ancora vedo e in realtà oggi poi le utilizzano tutti perché è troppo curioso, è anche divertente, cioè, un po' ci fa sentire maghi, dai. Cioè, ora potremmo aprire, visto che siamo qui a parlare di immagini, tante altre parentesi, tipo lo stile di chi produce l'immagine, no? L'estrema perfezione che a volte ti ricordi quella ragazza sua, quella fotografa a Milano che chiedeva se questi programmi di generazione avessero potuto produrre un'immagine con la luce sbagliata, no? Io ho colta Ah, subito sì. quella provocazione e ho provato, sì, in realtà lo fanno, soprattutto Stable Diffusion lo fa, cioè ho visto Certo. che ti può dare quell'effetto, no? Quindi credo che tutti questi limiti che adesso vediamo, già tra 3 anni, ma forse 2, non ci saranno più, poi più persone ci lavorano e più, diciamo, lo strumento cresce, no? Però come faremo a dare un'impronta autoriale a queste? Sarà solo l'idea? Oppure come ho visto che tu fai con i modelli, no? Che ti crei il tuo modello, quindi vorrà dire anche essere un po' tecnici, però a meno che non arriviate a interfacciare, no? Perché se Allora, interfacciate, ok. Però se l'interfacci diventa omologativo, quindi anche quegli ottimi spunti che tu hai dato alla conferenza, che mi hanno fatto partire dei film nel cervello, appunto, che estetica, che stile, potrebbero nascere dei manifesti di diminuire la produzione per il discorso ambientale.
Cioè siamo in un far west, e quello dicevi tu prima delle punte, noi siamo i pionieri. Siamo i pionieri che stanno andando a colonizzare questo far west. E siccome lo strumento cambia ogni giorno, evolve ogni giorno, perché una delle caratteristiche dell'intelligenza artificiale, lo vedo con Varu, è che tutti i giorni cambia, tutti i giorni c'è un aggiornamento, c'è una miglioria, no? C'è una possibilità in più. È anche vero che quindi noi di conseguenza cambieremo velocissimamente. Ti faccio vedere un commento di un collega tuo. Sì. Buonasera, presenterò durante la Biennale di Venezia un'opera che utilizza intelligenza artificiale e che si intitolerà You Are Making Art, dove sarà necessaria la presenza del pubblico affinché l'arte possa generarsi. Mi ero iscritto all'incontro di giovedì scorso, ma purtroppo per motivi di lavoro non sono riuscito a venire e mi spiace molto. Grazie ancora per stasera. Ah, ma Quindi io vedi, interessantissimo. gli Facci sapere il artisti. nome. Sì, è Andrea Meregalli. Andrea Meregalli, mettiamoci in contatto perché insomma parliamone. Io ho Varu che lei sta facendo questo progetto di arte generativa per il libro. Se ci hai seguito, non so quando sei arrivato. Bello, bellissimo. Allora, Noi la provocazione You are making art, tu stai facendo arte. Boh, questo è un bel punto di domanda. Stanno facendo arte? È bello, cioè un po' come il mio lavoro, no? Stanno facendo arte, che cosa stiamo facendo? Interessantissimo, grazie. Grazie mille. Poi quando andrai dentro il gruppo vedrai i nomi di chi ha fatto i Sì, commenti. sì, Qui sì, sì. purtroppo un po' si perde questo pa nel passaggio. Io sono molto interessato, se vuoi da tecnico, come dire, al racconto e al rapporto con l'arte e con gli artisti. Perché secondo me le intelligenze artificiali sono dei grandissimi strumenti di sviluppo di arte, come strumenti per cui devi imparare a maneggiarli, e sono anche delle specie di grandi vocabolari, nel senso che ti mettono a disposizione un'infinita marea di parole, tecniche, che tu devi imparare a utilizzare, potresti imparare a utilizzare per allargare le tue potenzialità artistiche. E un lavoro di collaborazione fra artisti, con gli artisti, secondo me sarebbe molto interessante, perché poi tutti arriviamo da strade diverse e ci si può trovare non dentro, ma attorno a questo territorio comune che è l'uso di strumenti simili, di un certo tipo di strumenti, per poi riprendere strade diverse, ma portando via ognuno il suo pezzettino di quella roba in comune. Non so se è una No, fantasia assolutamente. mia, è una No, fantasia mia. assolutamente. Tra l'altro stanno nascendo, per quello che io vedo, no? Anche con Michelangelo all'estero, stanno nascendo diversi collettivi proprio per questo motivo, perché questo individualismo sembra quasi, no? Questa è una mia idea così che mi nasce adesso, no? Sembra quasi che le nuove tecnologie ci spingano, come questo ragazzo, questo signore, mi perdoni, che ha messo questo ultimo posto, no? Sembra quasi che ci spingano a lavorare insieme, cioè a fare delle cose insieme. Quindi L'Andrea Meregalli, lo dico perché lo so, ha appena fatto una mostra di opere sue, di immagini, in una galleria di Monza, e ha fatto, Andrea, correggimi se sbaglio, una performance con un poeta, Ah, per vedi cui Michelangelo. c'era un discorso di... Lo dobbiamo conoscere noi, assolutamente. Si può fare un lavoro a quattro mani, allora. Esatto. Ecco, allora, ha fatto un lavoro con un poeta in cui in questa performance lui generava delle immagini partendo dalle parole create dal poeta. Ricordo bene? Ricordo bene, Andrea? Adesso aspettiamo un attimo il ritardo che arrivi al pubblico. Intanto ti metto quest'altro suo commento. Perfetto, ricordo bene, meno male. Ecco, l'idea è che oggi siamo sempre più tutti spettautori. Interessante, interessante anche questo. Ecco, Ora, sul quindi tutti magari, sul tutti non lo so, però diciamo c'è tanta gente forse che ha voglia di fare questo. Allora a questo punto però colgo l'occasione per presentare l'ultimo nostro lavoro, quello che stiamo sviluppando sempre col mitico Michelangelo, perché
perché siamo in finale a questo, La Divina Odissea. la Divina Odissea, perché abbiamo presentato questa installazione in un bando che era a Venezia, dove ci siamo, utilizzando sempre Varu, che in questo caso è una novella Virgilio che accompagnerà tramite QR code e tutto un impianto che stiamo sviluppando sul sito internet, i visitatori all'interno di questo percorso dove praticamente parliamo, Michelangelo, di Odissea, Divina Del viaggio di Commedia. Ulisse, dell'Odissea, del viaggio di Ulisse, però in maniera divina, perché partiamo dal dodicesimo canto di Dante, dove l'Ulisse viene trovato visitato nell'inferno. E da lì parte la Varu Virgilia, Var Virgilia Varu, e anche perché la mostra si sviluppa in questa struttura, in questa villa, e quindi il visitatore passa da una stanza all'altra, come da una bolgia all'altra, e quindi attraverso questo percorso riuscirà a crearsi un suo viaggio. Attraverso il viaggio spirituale, il viaggio delle poesie dedicate alla psicanalisi, il viaggio attraverso il mito, il viaggio attraverso i video che farà soprattutto Vanessa, e le nostre fotografie, e la Varu Virgilio poi inviterà i partecipanti a essere il più interattivi possibili con qualsiasi cosa, con scritti da lasciare lì, con video da poter caricare Sulla piattaforma. nella piattaforma, con selfie, autoritratti da potersi fare e portare via insieme alle fotografie della mostra. Qualunque cosa che possa suggerire, sviluppare la loro fantasia in questo determinato percorso. Ecco, ed è stata una cosa, sono molto riconoscente a Vanessa che mi Ma ha io a te direi, tu ci hai messo il prompt presentato anche in in questo questo. caso. Sì, Guarda, ti perché. rimetto il commento sempre di Andrea Meregalli che riprende un po', poi comunque ce la fai vedere qualcosa di questo Allora, lavoro, eh. ti dico, di quello lì, siccome è un progetto che stiamo realizzando, sto utilizzando Midjourney perché stiamo creando, diciamo, proprio l'installazione, lo stiamo facendo a distanza, capito? Quindi ci scambiamo, sabato abbiamo una presentazione, ve lo metterò magari sul gruppo qua, dopo le immagini che sarò riuscita a Ti leggo creare. il commento di Andrea. Sì. L'idea in galleria Monza era che il pubblico è stato invitato a scegliere i versi del poeta che aveva letto prima e abbinare delle immagini prodotte da me, disegni, pitture e foto, e poi consegnarle a me che in diretta li caricavo in Midjourney per generare qualcosa che fosse prodotto dal pubblico, più poeta, più artista, più software. Interessante, interessante, molto interessante. È bello, Allora, vedi, cioè, ci vedo tra l'altro, proprio. secondo io, una cosa a cui tengo da non artista è vedere come comunque il discorso intelligenze artificiali nel mondo dell'arte stia cominciando a interessare sempre di più non solo il singolo artista, ma anche le gallerie, perché comunque ho cominciato a vedere gallerie che ospitano esposizioni di opere create con. Quindi è una cosa che si sta entrando nel mondo dell'arte, che si sta allargando man mano, poco per volta. E mi sembra la risposta più giusta da dare alle critiche. Prima è passato fra gli spettatori Daniele Marotta, che sta combattendo una crociata contro. Che conosco, ma c'è sempre Daniele, online. Ciao Daniele, Daniele, se se ci sei. Daniele, se ci sei, batti un colpo, che sta combattendo una crociata, nel senso che riporta gli attacchi che sta subendo per il suo lavoro di divulgazione. E tutto sommato la risposta è che queste cose stanno cominciando ad essere davvero usate per creare arte.
Quindi come ovvio che sia, cioè ti ripeto, l'artista sempre si avvicina alla tecnologia, ma addirittura pensano agli impressionisti, no? Perché noi pensiamo che, tutta, che la macchina sia qualcosa di demoniaco, cioè insomma, di nocivo per l'arte, ma gli impressionisti utilizzavano una sorta, lo saprete tutti i fotografi, di camera oscura per pitturare. Allora che vuol dire? Cioè, capito? Allora, cioè, ti ripeto, gli strumenti ci stanno aiutando a creare nuove cose, ma come giustamente diceva Margiassi, no? È vero che il Calesse, riporto proprio te, il suo esempio, no? Che il Calesse è stato superato dall'auto, ok, però è anche vero che la bicicletta e la motocicletta convivono, ok? Quindi la fotografia analogica ancora esiste, è meno pratica, inquina molto, è difficile trovare gli acidi, ma ancora c'è. Quindi tutte queste battaglie un po' nostalgiche, che ti ripeto, noi fotografi abbiamo già vissuto, perché io ricordo benissimo che per 10 anni, tra poco, c'è stato il dilemma in Italia se la fotografia digitale era fotografia o non era fotografia, no? Che insomma è folle come quesito. E così adesso. Credo che poi bisognerebbe anche imparare a distinguere, no? La sintografia è un tipo di immagine, la fotografia è un altro tipo di immagine, l'illustrazione è un altro tipo di immagine. Credo che il metodo di produzione abbia ben poco a vedere con il talento, e forse anche questo potrebbe essere un punto dove dovremmo perdere un po' di tempo, non noi stasera magari, ma ognuno riflettendo, no? Si metta a riflettere su questa cosa. Il talento è legato allo strumento, o lo strumento forse semplicemente aiuta a esprimere il talento? Se c'è. Se c'è. Capito? Se c'è. E anche lì, bravo, il discorso è quando una persona ha talento, ci vuole una certa sensibilità, ci vuole una certa cultura. Io insegno anche e dico sempre ai ragazzi: andate a vedere tutto, teatro, cioè cibate la vostra mente. Un po' come qui mi fa ridere, come facciamo con l'intelligenza artificiale, gli diamo in pasto un sacco di cose e lei alla fine shakera e tira fuori delle immagini, no? Quindi dovremmo proprio farla finita con queste sterili polemiche, te lo dico proprio tra i denti, no? Ci sono problemi molto, molto, molto più importanti che dovremmo metterci a spulciare. Se la sintografia è o no fotografia, oggi è uscito un bellissimo articolo di Smargiassi che dice comunque la sintografia è parente della fotografia, molto più vicina della pittura. Cioè, non so se hai letto quello, Paolo, è uscito questo Sì, ma articolo. riprende un po' le cose che ha raccontato giovedì, nel senso Sì, che sì, sì, sì. ci ho rivisto un po' dei discorsi che ha fatto e sono assolutamente d'accordo con lui, perché Assolutamente. come dire, i limiti, anche se non li vedo come limiti, sono molto più vicini a quelli della fotografia che alla pittura. L'esempio della mosca che c'è dentro, nella pittura piuttosto che Sì. nella fotografia, no? Che ha fatto giovedì. Che è un esempio, però in effetti è vero. E tutto sommato va quello che sostengo io, che l'intelligenza artificiale riempie le cose che noi non gli chiediamo nel nostro prompt. Ed è lì la cosa. E siccome E io tu vedo lì. vedi creativa, però sai, nell'arte ci sono stati tanti movimenti artistici dove la randomizzazione, la casualità venivano contemplati, no? Per cui fa quello che veniva già fatto, forse, no? E non credo che sia tanto quella la questione, semmai proprio di dire no, ma sappiamo cos'è la fotografia, siamo sicuri di sapere cos'è la fotografia, intanto, no? Prima di parlare di sintografia. Abbiamo Sfondi una idea porta che è aperta. che la fotografia cambia in base all'ottica che utilizzi, in base al tempo che utilizzi, in base alla giornata storta o positiva che hai, no? È un mezzo espressivo del tuo punto di vista. Cioè, chi conosce la fotografia dirà che sono banalità, ma per chi invece la fotografia non la conosce e si approccia subito alla produzione di immagini, io consiglio, no, di dare una letturina come l'ottica stessa che monti sulla montavi sulla macchina fotografica o che scegli sullo smartphone, cambia completamente l'immagine che stai generando, ad esempio, no? Quindi, ti ripeto, poi credo che voi abbiate un po' un panorama abbastanza vasto. Io ho visto dentro ci sono degli artisti, ho visto dentro ci sono dei fotografi che sanno veramente cosa stanno facendo, e poi ci saranno i principianti, no? E non è che il principiante è da meno, deve semplicemente un po' capire dove si sta muovendo. Tante polemiche, secondo me, vengono fuori un po' per la paura di perdere il lavoro. Ti ricordi il digitale, cominciamo a dire, no? Ecco, ora tutti possono fare fotografia.
ma in realtà la rivoluzione era già avvenuta quando la Kodak aveva fatto le macchinette per tutti, il fotografo già perdeva i propri clienti, no? Siamo nell'epoca del cambiamento veloce, dobbiamo anche. Io mi sono dovuta reinventare 30 volte nella mia vita, cioè, non essendo una fotografa, diciamo, da negozio, no? Essendo più una fotografa commerciale oppure anche di ricerca, no? Quindi di studio, e ti reinventi, le cose cambiano. All'inizio di questo millennio avevamo dei compensi giornalieri incredibili, dal 2010 in poi, cioè, i compensi sono diventati, per chi non era famoso ovviamente, quindi sono sempre dell'elite, sono diventati niente, no? Di conseguenza, dobbiamo anche un po' studiare per capire determinate cose di cui parliamo, di cui facciamo sterili polemiche. Basta, ora non mi fa più fa però la santona, Paolo. Perché poi queste sono le mie idee, tengo a precisare che sono le mie idee, non è detto che poi siano assolutamente la verità. Beh, se non è un artista che ha le sue idee, scusa, beh. No, noi ce le abbiamo Giusto? tante. Infatti, un'altra cosa con cui parliamo con Michelangelo, che è un po' più timido di me e poi è troppo abituato a parlare inglese, no? Quindi ha paura Ce anche l'ho di sbagliare un po' le dimostrato. parole. Però una cosa che diciamo sempre, tutti hanno paura sempre che questa intelligenza artificiale adesso rubi chissà che cosa, però io dico poi, ma io non la temo anche perché cioè, ho le mie idee. Oggi ho letto sul vostro gruppo la polemica che ha postato qualcuno riguardo al disegnatore di Dragon Ball, no? Che qualcuno gli ha fatto un omaggio generato con l'intelligenza artificiale e qualcun altro l'ha aggredito dicendo che era uno scempio, eccetera. Io ho detto, ma cioè, il problema non è lo strumento con cui lo fai, ma il problema è chi ha inventato Dragon Ball, ha avuto quella grande genialità e ha inventato quel personaggio, quella storia, no? Quindi che lo copino è sempre successo, sempre nella storia dell'arte stessa, cioè, è sempre accaduto questo. Assolutamente. E sto cercando di trovare il post, ma ovviamente non lo No, trovo. poi sai, lui tirava fuori anche il tema degli haters, no? Che sono tutte persone molto arrabbiate nella società, per cui poi aggrediscono, offendono, c'era anche questo aspetto qui. Diciamo che gli haters stanno molto bene. Continua a stare molto bene la cosa. Ecco, questo mi sorprende, sinceramente, perché pensavo che dopo quasi 2 anni mi aspettavo una diminuzione, quantomeno delle punte di polemica. E invece vedo che continuano a girare, vedo che continuano a essere condivise quelle false citazioni. Anche quella continua a essere. Vabbè. Questa è l'insoddisfazione dell'essere umano, Paolo. Come Cioè, se no. stanno male, per cui con qualcuno se la devono E prendere. comunque è sempre pubblicità, perché vi ricordate la beffa di Livorno quando tirarono fuori le cose? Vero? Riportò in auge Modigliani in maniera prepotente, per cui sai, voglio dire, a volte sono anche utili certe Polemiche. dimostrazioni di affetto che vengono travisate e vengono viste in maniera diversa. Quindi Va prendiamole bene, senti. così. Allora, se non ci sono altre domande, perché mi è piaciuto molto diciamo, l'arrivo di Andrea Meregalli, tra colleghi, no? Questo dialogo tra colleghi, perché io lo trovo utile, ripeto, lo trovo utile che ci sia questo scambio, queste interazioni tra persone che usano le stesse cose per parlare come loro sanno fare, come loro singolarmente sanno fare. Se non ci sono altre domande, e se non avete niente di altre cose da far vedere, io so che tu hai un sacco di lavori fatti, Sì, perché li ho però davvero visti. No. facciamo le 3 di notte. No, io vorrei solo, intanto che vediamo se c'è qualche altra domanda, invitare veramente artisti e non artisti a partecipare al progetto Proposte di Pace, perché vorrei davvero che comparissero anche le voci, le idee. So che è uno sforzo, perché dice, ma scusa,
devo fare una proposta di pace, ma che cosa racconto? Siccome però c'è anche la possibilità di caricare un elaborato, che può essere una poesia, un'immagine, proprio sul sito, guarda, condivido anche questo un attimo, così faccio vedere dov'è che si presenta, che è molto semplice come operazione, però mi piacerebbe riuscire ad avere, proposte da tutte le età, da tutti i tipi di professioni, no? Cioè proprio per far vedere, mandare un messaggio forte, poi arriverà, non arriverà, ma non è importante, aspetta che condivido. Guarda, se posso dare una, non so se questo aiuta il tuo desiderio, ma ti dico che da persona che osserva quello che succede, io mi sorprendo e non capisco Cosa? perché la parola pacifista sia diventata un insulto. Vabbè, qui Ecco, hai tempo fino alle 4 di mattina No, no, perché ci ma sono. era diciamo per dare. E allora, magari progetti come il tuo, credo che possano essere utili anche per mostrarsi. Senti, io vedo che i ragazzi giovani partecipano, cioè i ragazzi, quando ho fatto due presentazioni, ora andrò nei prossimi mesi, ho altre cose proprio nelle scuole, Tanto, e scusami, lì è molto fisso. posso dire una cosa? Perché la cosa che hai detto mi ha fatto scattare una domanda, te la faccio subito così so che poi Sì. la metti in coda. Sì. Tu sei in contatto con coetanei e con giovani, quindi hai la possibilità di. Io ammetto di avere qualche difficoltà a capire come i ragazzi vivono queste cose. Per cui a me piacerebbe molto Dipende, che. Paolo, dipende, perché dipende dal tipo di scuola. Io sto andando in tutte le scuole, dai licei agli istituti tecnici, quindi lì dipende da tante cose, no? Ci sono alcuni che sono totalmente disinteressati, non gli interessa, però magari gli interessa il concetto di pace, quindi l'intelligenza artificiale no, anche perché poi alcune scuole tipo tecniche dove c'è informatica invece sono tutti super preparati, no? Anche perché il gaming gli porta tutte queste realtà, d'accordo? Quindi c'è veramente un'eterogeneità incredibile. Cioè, poi sai, io non ho un grande contatto con i giovani perché anche io non ho figli, però questi progetti mi mettono in contatto con queste realtà. Ti ripeto, anche lì vedo che c'è ancora una larga parte di giovani che proprio non ne sa tanto e non è nemmeno interessata. Dipende un po' anche dall'estrazione sociale, perché ovviamente più diciamo, possibilità hai, la tua famiglia frequenta determinate situazioni, determinati ambienti e di conseguenza hai una preparazione culturale maggiore, quindi c'entra anche quello. Però dicevo proprio, i giovani sono interessati un po' alla pace, perché sono anche preoccupati, tanti di loro sono molto più attenti all'ambiente, sono più attenti proprio al discorso, qui stanno scoppiando delle guerre, sono vicine ai ragazzi di Israele e ai ragazzi di Gaza, no? Per fare un discorso proprio di par condicio in questo caso, no? Perché comunque pensano magari alle vittime più che all'ideologia o alla storia politica. Invece gli adulti, quando parliamo di pace, noto che sembra un po' una cosa che non ci riguardi. Ora voglio dire, l'altro giorno Macron parlava di preparare gli eserciti, insomma, io credo ci riguardi. Non ho la presunzione di dire che questo progetto può cambiare le cose, però sicuramente questo progetto può far parlare di pace, può far pensare alla pace, ok? E ti dico, Sì, allora, in questa pagina, non so se l'hai già condivisa, è già attiva. in questa pagina, come vedete, c'è tutta la spiegazione, poi ci sono vari tasti, e qui si mette il proprio nome, l'indirizzo email, un eventuale messaggio, la proposta di pace, anche breve, poi si può caricare un elaborato, ok? Poi ci sono i vari punti per le autorizzazioni, insomma, come troviamo sempre sulla privacy, eccetera, eccetera, e poi si invia. E questo, quindi, una volta che poi sotto c'è tutta la storia di come è nato l'avatar, vedi i programmi che hanno, diciamo, clonato la mia voce, come hanno fatto a fare la mia faccia, come avete visto, i capelli sono legati, io invece li porto sempre sciolti, però lì c'erano dei problemi tecnici che, insomma, il rendering completo tutte le volte in tempo reale è un po' difficile. Poi c'è il discorso della conversation design che io ho scoperto proprio facendo questo
questo progetto perché non credevo che far parlare una macchina con un essere umano fosse estremamente facile, non lo è. Stanno migliorando ovviamente, però è difficile perché prevedere le domande che possono essere fatte, come rivolgerle, come dare le risposte, non è semplice, ci sono dei tempi da calcolare, insomma, una cosa complessa e affascinante. Poi ci sono, questa è la presentazione che ho fatto all'Università dell'Immagine, dove Varo era in ologramma, vedete qui sulla destra era un proiettore e anche sulla sinistra era un proiettore a pale olografiche, quindi la performance prevede un racconto, insomma, e poi dopo invece entra nel suo spazio virtuale dove si interaziona con le persone. Poi siamo stati appunto, abbiamo fatto una cosa insieme, vedi qui c'è qualcosa della Divina Odissea. Sono stata anche a Giussano con l'associazione di Milano, divergentemente di Sonia Pampuri, dove ho presentato Varu parlando dell'applicazione delle intelligenze artificiali nel campo delle neurodivergenze. E anche lì, se vi volete divertire facendo domande a Varu, proprio sul mio sito, basta collegarsi e Varu parte con la spiegazione del progetto e poi c'è la possibilità di fare domande. Potete chiedergli quali sono i vantaggi che l'intelligenza artificiale offre alle persone neurodivergenti, che sono incredibili, strabilianti, e anche per le persone, diciamo, non vedenti, tutte le persone che hanno una disabilità, d'accordo? Niente, poi penso che ci siamo. Quindi vi invito veramente a provare a partecipare, anche una semplice riflessione su come si possa raggiungere la pace, perché dopo ho già raccolto un tot di diciamo, proposte, verranno tutte messe online, però le 100 che verranno ritenute da una giuria che sto assemblando con pensatori italiani, ho la fortuna di aver conosciuto anche Federico Faggin e voglio invitarlo tra i giovani. Federico Faggin, per chi non è esperto di informatica, è colui che ci ha permesso l'utilizzo di tutti gli strumenti che utilizziamo. È fisica perché è un fisico. Sì, esatto, ma insomma, l'ultima cosa che ha inventato è stato il touch dei telefoni, e lui adesso sta facendo una ricerca bellissima, pensate, sulla coscienza, come la chiamavi prima tu, coscienza, anima, non mi ricordo chi è che la citava, forse l'ho letto sul gruppo. E quindi, insomma, sto cercando di mettere insieme questa giuria, tanto il progetto, diciamo, il materiale può essere inviato fino a febbraio-marzo del 2025. E quindi le 100 proposte che verranno ritenute più impattanti, voglio dire così, non migliori, non più belle, ma più impattanti, saranno stampate in questi libri e saranno mandati uno all'ONU e le altre ai capi di Stato che ci permetteranno di inviarlo. Piccola cosa in questo mare di guerra, però insomma io ho un po' l'idea che le cose vadano evocate. Vi ringrazio per chi è rimasto fino adesso. Che mi rendo conto, è stata una chiacchierata lunghissima. Grazie, 2 ore, come al solito. Ma Paolo. Ah, grazie a meno voi male. per. No, Allora, siete abituati. grazie a voi per la partecipazione. Io ti ho invitato perché ti ho ascoltato giovedì. Mi è piaciuto il modo con cui hai fatto il tuo racconto, hai fatto la tua performance, chiamiamola così, no? Perché ho sentito una. Io continuo, parlando di te, continuo a dire questa cosa, persona pensante, Grazie, un bel complimento questo. perché questa cosa io l'ho avvertita forte, l'ho avvertita nelle cose che hai raccontato, l'ho avvertita nei tuoi lavori che hai raccontato, l'ho avvertita anche nei lavori che hai portato qua stasera, no? Nel senso non faccio questa cosa per fare l'immagine bella e non sto sminuendo chi fa i lavori di estetica, assolutamente, ma faccio questa cosa perché voglio metterci dentro il mio pensiero su quell'argomento. E credo che in questo gli artisti facciano parte della punta dei pionieri, perché sono interessati a utilizzare le nuove tecnologie per esprimere meglio le cose.
prima parlavi di, appunto, parlando di tecnologia, cosa che dicevi, stanno cambiando un po' le cose. Io quello che vedo, almeno mi sembra di poter dire di vederlo, stanno nascendo delle figure ibride in cui c'è l'artista che è anche tecnologo, che sviluppa delle cose che poi usa per la sua parte artistica, il tecnologo che però mette in luce la sua anima creativa. E allora ha sviluppato questa cosa qui e la usa per creare, proprio tout court creare. Cioè, vedo queste figure, vedo sempre più di queste figure in cui mettono insieme tante cose, e questo credo che sia una conseguenza della Quella parola. democraticizzazione dell'intelligenza artificiale, che però si scontrano con una cosa che hai detto tu, non voglio approfondire stasera perché ormai è tardi. Quando hai parlato di incontro con i ragazzi dipende anche di quale classe sociale sono, no? E allora la domanda che mi è nata dentro quando ho ascoltato questa cosa che hai detto è: ma è davvero una vera democraticizzazione? Perché ovviamente se un conto è se tutti, magari con lo smartphone piuttosto che con il PC ultra figo, accedono a quello che vuoi e ci lavorano, è un conto. Se però poi chi ha lo smartphone, la connessione lente, tutto, e neanche sa che esistono, non ci accede, no, non è vera democratizzazione. No. È un argomento che rimando ad altro perché è immenso come No, argomento. assolutamente. Aggiungo a questo tuo input il fatto che insomma, noi siamo dei privilegiati qua in Europa, cioè rispetto a altre popolazioni del mondo. Quindi questi sono interrogativi che soprattutto gli artisti stanno già anche affrontando. Ti dico una cosa, comunque, questa figura che tu dicevi, no, di metà tecnico, metà artista, ti ho parlato di Aaron, la prima macchina, diciamo, alter ego che dipingeva. Harold Cohen nasce come informatico negli anni 70, crea questa macchina, lui è morto nel 2016, credo ha prodotto fino al 2010, e lui viene considerato il padre dell'intelligenza artificiale generativa. Chi non lo conosce vada a dare un'occhiata perché insomma è un punto di partenza molto interessante, lui spiega anche in alcuni testi le sue motivazioni. Insomma, chi utilizza il mezzo può Se anche andare vuoi, a. ecco, se ti va dopo, domani, se hai tempo, metti in coda nei commenti della Sì. cosa nel gruppo questi riferimenti in modo tale che uno possa andare a Sì. vedere, perché credo che siano suggerimenti, spunti che possono essere interessanti e meritano, perché chi è curioso, chi ha voglia di approfondire, potrebbero essere utili, insomma. Sì, assolutamente, volentieri. Va bene, allora ringrazio voi due per la vostra disponibilità, per la chiacchierata. Capisco che può essere sembrata rispetto alle altre che abbiamo avuto precedentemente meno centrata sulle intelligenze artificiali. In realtà, sì, è vero, è stata meno formalmente centrata sull'intelligenza artificiale, è stata più centrata sulla nostra relazione con la tecnologia nel nostro mondo e per quello che siamo. Abbiamo qui due ospiti che sono artisti, quindi loro ci portano il loro modo di essere e raccontano appunto questo rapporto con la tecnologia, ma ci riguarda tutti. Io lo faccio da fotografo, divulgatore, qualcun altro è scrittore, qualcun altro è operaio, lo stesso non cambia, nel senso che tutti abbiamo a che fare con la tecnologia. Quindi diciamo che la serata è questa, il nostro rapporto con questa tecnologia che corre rapidissima. E magari noi facciamo un po' fatica a starci dietro, magari, però ci può aiutare. Punto, Ci basta. offre tante opportunità. Io ti avevo avvertito quando mi hai invitato, Grazie. ti ho detto, io porto un po' d'arte. Io ti ho detto, hai carta bianca. Perché mi fidavo e secondo me ho fatto bene. Grazie Paolo, speriamo anche per chi ci ha ascoltato. Grazie mille, Grazie grazie mille, anche a grazie a voi, Michelangelo grazie a voi. che si è unito a Grazie. noi e Paolo, ci aggiorniamo, grazie a tutti, io vi continuo a seguire sulla vostra pagina che è molto interessante. Beh, sulla A nostra sei presto. dentro anche te ormai. Eh sì, certo. Va Grazie. bene, ciao a tutti e Ciao, buona grazie. serata. Ciao.